Videogiochi e mondi virtuali, bentornati. Ciao Ezio, ciao Gaetano. Ciao, buonasera a Bentornati, tutti. buon lunedì sera a tutti. Puntata numero 27, puntata numero 27. Siamo diventati statali. Totale, dai. Esatto. Siamo in live su YouTube, su Twitch e su X per quanto mi riguarda, e su YouTube e su Twitch per quanto riguarda 80 Voglia di Arcade, e su Twitch per quanto riguarda il Polemica Migliore. Esatto. Elisa, number No, one, subito, pronta. Andiamo. anche su YouTube ci sono. Anche su YouTube, Sì, però non ti vedo. Ah, mi eccolo, sì, stai si è aggiunto. dimenticando. Ok, adesso sì, ok. E anche su YouTube, sul canale del Polemigatore. Ciao Buonasera, Antonio, ciao ciao Elisa. Elisa, ciao Ciao Antonio. Antonio. Come state? Ma bene, 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 dai, si va. Io sto ristrutturando sempre casa fino a Io giugno, sarà bene, così. sono avuto una settimana Vabbè. indaffaratissima, volevo fare un mega monologo, ma ho dovuto saltare. Attenzione. Ho ordinato microfono e telecamere, meglio che non vi dico quanto ho speso, ma va bene così. Attenzione. Attenzione. Ciao Antonio, allora ci sono due scuole di pensiero. Io ho cambiato tre microfoni e tre telecamere, nel senso che sono partito da una cosa così e poi piano piano, perché sennò capitano, e fai un upgrade, Ovvio. oppure boom, meni giù e gli dai subito. No, Grande diciamo, Dave. io ho menato giù, nel senso, mi piace partire con cose belle, potenti, e poi col tempo ne guadagno, diciamo, No, no, l'uso beh, potendo migliore. sì, è che io tra tutte le cose che ho speso, anche perché quando ho aperto il canale, capito, ho cominciato a fare live, ho detto me butto lì, pensa che la prima webcam, che è quella con cui streamo i videogiochi, che l'ho collegata all'Xbox, ho pagato 5 euro, quindi c'è un po', 5 euro su, mi sa che era una mega offerta, sai, quelle da 20-25, offerta a tempo 5,90, una cosa del genere, e 1080p, quindi, insomma, il lavoro suo faceva. Elisa, io non lo so perché, ma mi hanno detto che il problema non è solo mio, ma è comune di diverse persone che non riescono a mettere la campanellina. Adesso proverò a fare qualche altra modifica, poi mi saprai dire. Ma è strano. La Ma non è campanellina poi solo. è di YouTube. Però non è solo il problema, non ce l'ho solo io, ma ce l'hanno diversi canali YouTube questa cosa. Ah, non lo Strana. sapevo. Ciao Marco, ciao Simon. Magari dopo, se Ciao quando Musti. avete un attimo, fate una prova anche voi, ragazzi, se mi fate un feedback a riguardo. Come si trova? Bello Come si quel Super trova il canale Saiyan 3, tuo? dice Simon. Ah, sì, vabbè, dai, ve lo faccio vedere in tutto il suo splendore. Chi è che l'ha dipinto? Uno a caso? Ma non lo so, uno, Uno a un caso, chi può tizio, averlo uno che dipinto? sta Ma qui vicino a me, lo conosci di persona? benedesimo. Fatto io l'ho fatto, ragazzi. Lo sapevamo, lo sapevamo. Guarda che bello, Madonna. Che è successo? Eccolo, aspetta, l'ho trovato subito. Eccoti qua. Intanto mi piace al video, alla Mi live. sentite? Eccoti qua. Sì. Sì, aspetta perché c'è il ritorno, perché stavo sulla tua live, stavo sulla nostra live sul tuo canale. Ecco. Campanella tutte, io l'ho appena messa. Me l'ha fatta Io lei. presumo che Gaetano non ci senta perché si è automutato. Sì. Adesso ci sente. No, non ci sente. E noi ti sentiamo Allora c'è benissimo, rimasto Gaetano. pure lo sfondo. È andato proprio in tilt, tutta mandato in tilt il microfono e tutto. Vabbè, ho Perfetto. riavviato un attimo velocemente la cuffia e si è sistemato. Ok, e dicevo, l'ho Perfetto, appena ottimo. messa, però certo la cosa che mi sembra strano è che l'ho dovuta mettere, perché quando mi sono iscritto, quando mi iscrivo, se il canale mi interessa, poi metto la campanella, quindi mi sembra strano che io l'abbia potuta rimettere, però me l'ha fatta mettere. Poi bisogna vedere, se dopo vado a vedere e non c'è, il problema è quello, che poi te la toglie, capito? Ok, adesso Comunque verificherò a meglio. me me Non l'ha so fatta mettere. se deve avere un numero minimo di iscritti. Boh, mi sembra tanto strano come Potrebbe cosa. essere. Ma non Guarda, controllo credo. pure io. Controllo, guarda, in diretta. Allora. Se magari apro YouTube normale invece che la dashboard d'autore, magari. Sì. Se no ti metti la campanella da solo. È bravo. Polemica Allora, Megatore. Elisa è grande il Musti, Marco, Simon,
Io registro con smartphone da 120 euro, il microfono da 3,50 euro. Esatto. Ma il Musti, tu sei un professionista, io sono scarso, quindi mi devo affidare a cose elettroniche serie. Il poligrammatore ha già lo shadow ban da parte di YouTube, esatto. Guarda, vabbè, non si vede, però comunque mi sono iscritto, vabbè, sono stato il number one. Sì. Se tengo premuto su iscritto, mi fa vedere la campanella, tutte personalizzate, nessuna. Lo Io ho messo posso tutte, fare? infatti, eh sì, anch'io. Però la cosa Tutte, strana è che è possibile sì. che né io né te l'avevamo fatto. Boh. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Ciao Peppe. Peppe. Boh, mi pare strano, vabbè, sì, in Sì, effetti. ma Oh, io grande Stefano. Costa Rica, tanto io prima o poi me lo aspetto, è un ban sicuramente. Ne dovrò aprire tre o quattro di canali prima di entrare, di andare un po' in Ma riga. no, ma no. Grande Stefanone, Ciao Seba. voglio vedere quando ti rifai vivo, se Esatto. quando ritorni a fare una trasmissioncina con noi. Si fa desiderare, Si fa Stefano, si fa desiderare, desiderare. ragazzo, mi si fa Esatto. desiderare. Esatto. Che si è Sì. Ah, giocato? ma... È Control, ragazzi. Ciao, Cioè, è Fen! gratuito sul Game Pass, di un gioco di Remedy. Sono gli stessi che hanno fatto Quantum Break e Alan Wake, sia l'uno che il due. Il gioco in qualche maniera ha una certa continuità con il mondo di Alan Wake, di Quantum Break. Quindi vi dirò, mi sta piacendo, è un po' Eh sì, complesso siamo perché raccomandati, Elisa. è un po' Avevo sì, vi ho raccontato. condiviso, non ti avevo condiviso lo schermo del cabinato, vedi? Me l'ero È scordato. un po' Ah, ah. complesso, nel senso che la storia all'inizio è molto caotica. Voi siete letteralmente questa ragazza, Jaden, che si ritrova a diventare direttore del Federal Bureau of Investigation, ma in questo Ah, caso una cosetta tranquilla, insomma. Eccolo. esatto, però del paranormale. Grande Luigi. Inizialmente la storia è caotica, vi ritrovate con dei poteri, quindi potete spostare gli oggetti col pensiero, avete una pistola, letteralmente vedete, insomma, se si riesce a vedere la pistola, che è una sorta di mutaforma. Ah, figo. Ok, lo stream non mi sembra bellissimo. Praticamente vi mettono, voi siete entrati in questo edificio al centro. Tutto gira intorno a una piramide rovesciata. Questa piramide è un oggetto del potere, quindi inizialmente io sono un paio d'ore che lo sto giocando, quindi non so bene dove andranno a parare. È un oggetto del potere e siete alla ricerca di indagare su questo potere e su altri oggetti che vi danno ulteriori poteri, perché ad esempio ho acquistato il potere della schivata, uno scudo che sarebbe questa specie di pietra. Posso, dopo un po' di danni ai nemici, potete contare i nemici, quindi per un certo periodo combattono insieme a voi, ma penso che troverò altri poteri. Sicuramente troverò un potere della levitazione, perché sono dei posti che attualmente sono irraggiungibili. Ecco, questi sono i nemici tipici. Che gioco è questo? E lo scopo? Control. Lo scopo è indagare su quello che sta succedendo in questo complesso. E Ah, praticamente ok. questo la cosa interessante è che praticamente saltate di dimensioni, quindi all'improvviso vi ritrovate in una zona totalmente diversa, dove ci sono degli oggetti da raccogliere e su altre informazioni su cui indagare. Il tutto nasce perché questa piramide è stata trovata in un albergo e praticamente letteralmente hanno costruito il Federal Bureau Investigation, insomma, relativamente a questo gioco, intorno a questa piramide, perché la piramide è inamovibile. Quindi vediamo Control, si chiama Control, Peppe. Lo Intrigante, però. trovate gratuitamente sul Game Pass, Ciao ok? In Domenico. realtà c'è sia su Game Pass sia su PlayStation Plus, quindi se avete una delle due macchine con i relativi servizi, il gioco è incluso in versione Ultimate, quindi il gioco più un pacchetto di risorse, ma totalmente inutile, e le tre espansioni, quindi il pacchetto completo del gioco. Non si sa se faranno un 2 perché sono gli stessi programmatori di Alan Wake,
e in qualche maniera il gioco fa riferimento a Quantum Break, che è stata un'esclusiva Xbox che era legata a una serie TV. Non so se ve lo ricordate. Il protagonista, oddio, come si chiama? Era l'attore che ha fatto il cattivo in Trono di Spade. Non mi ricordo il nome di questo attore. No, su PlayStation. Il biondo. E lì si chiede, ma è uscito sulla quello... PS3? No. Contro no. Non so, cioè, se è uscito veramente non c'era. Lui, no. Veramente non c'era. Il punto interrogativo sembrava un'affermazione, quella di Elisa. No, il gioco è generazione PlayStation 4 e Xbox One. Non penso che sia mai uscito su PlayStation 3, anche perché non penso che graficamente ce la possa fare. Quantum Leap, no, Quantum Leap è un altro gioco, scusami, Warhammer. Io sto dicendo Quantum Break, che era un gioco interessante. Se avete un Xbox, andate a recuperarvelo, perché era interessante, perché nel gioco c'è una serie TV. Cioè, voi giocate al gioco e mentre giocate al gioco ci sono proprio delle cutscene tratte dalla serie TV. E c'è la serie TV da scaricarsi tutta in italiano, quindi sono 8 puntate ed è gioco e telefilm, gioco e serie TV insieme. Telefilm, stiamo a parlare della preistoria, però, Domenico. È telefilm, non, no? Non lo sento da... Aspettate, lì, era uno dei miei preferiti, ma parlavo veramente... Mastro Goku, mi levo la firma, è caldissimo. Parlavo proprio della preistorica. Guarda qua. Guarda il golf per PC Engine. È telefilm questo? Sì. 190.000 lire costavano i cartucce del PC Engine. Niente. Regalate proprio. Miglia, bellissimo il commento, ti ringrazio. Ma scusa, chi è che giocava a Sea of Thieves? Pietro, Paolo? Paolo. No, non ci ho giocato. Allora, ieri sera stavo da solo perché Luigi lavorava. Ho detto, magari mi trovo un giochetto che quando non c'è Luigi, magari mi streamo quello da solo. Ho scaricato Sea of Thieves. Sono partito, intanto è tutto in inglese. Quindi alle 11 e mezza, capito? Trovi il pirata e tu mi ci fai... E tu gli dici, senti ciccio, sei 11:40. Sì, bravo, banditello. Cioè, già parla in inglese, parli pure d'ambriano. In inglese o è sottotitolato comunque in italiano? È sottotitolato in italiano, ma io odio i sottotitoli. O gioco o leggo i sottotitoli, anche quello parla come grande Alberto. Alberto, ecco perché quello chiacchiera come un disgraziato. Aspetta, che ha sentito l'odore eccolo. Sea of Thieves. Abbiamo detto Sea of Thieves e a Paolo. Esatto. Quindi l'ho scaricato. Ho parlato col pirata. Sono andato sull'albero, quello sulla casa sull'albero, mi ha detto trova la sciabola. La sciabola non l'ho trovata. Poi sono rimasto incastrato dietro la roccia. Dopo 20 minuti ho disinstallato tutto, ho buttato tutto. Ecco, a posto. Ecco. Questa è la mia avventura. Questa è la mia avventura su Sea of Thieves. Non c'ho pazienza. Non c'ho paura. UBC. Grande. Te lo ricordi? Sì, mi ricordo il fumetto, mi ricordo tutto. Non c'ho pazienza. Ma è solo in inglese, Paolo, Sea of Thieves? Perché allora sì, in realtà sì, ma dove l'hai scaricato, sulla Play? Sull'Xbox, nel Game Pass. No, sulla Play no, non è ancora uscito sulla Play. No, infatti, appunto, ok. No, sul Game Pass sì, cioè nel senso è così, però devi fare il tutorial, è un mondo. Io ho fatto il tutorial. Esatto, è un mondo aperto, ma ora come ora, il problema è infatti loro se ne sono accorti apposta per facendo il tutorial, perché uno non sa quello che deve fare fondamentalmente. Però in realtà il gioco era tre cose: cercare tesori, portare le spezie, quindi fare il mercante, e il terzo era uccidere i pirati scheletri, eccetera. Però è molto più vasta la cosa, fondamentalmente. Certo. Nel senso che ci sono le avventure, ci sono il classico avventure dei pirati che vengono raccontate e te le devi fare, tutto qua. Ok. No, probabilmente perché dal tutorial mi aspettavo delle spiegazioni, invece non capivo come raccogliere oggetti, come trovare gli oggetti, dov'è, insomma, presentava le mie pazienze. Non è fatto male, eh. Io quando... No, è bellissimo. L'ho preso al day one, non si capiva niente, cioè... Esatto. E infatti non sono durato tantissimo, io l'ho giocato anch'io quando era uscito, ci ho piegato anch'io un po' per riuscire a capire come muovermi,
Poi fondamentalmente a un certo punto dici ok, voglio girare, poi tu letteralmente puoi cazzeggiare per ore e ore senza fare praticamente nulla, oppure andando in giro e basta. Esatto, sì, 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 esatto. Poi nel frattempo hanno aggiunto... Ti consiglio di fare l'avventura di Monkey Island perché è veramente bello vederlo in 3D, quella parte lì. Infatti ho visto anche quella, però ho detto, sai, per capire, ho detto, mi butto sul tutorial, poi ti ho detto, io ho pazienza meno 5. Vabbè, quindi... allora va. sì, infatti, grande Giovanni. Ho provato, ho fatto questa cosa, poi mi sono stranito, ho girato per il Game Pass, quell'altro, alla fine ho detto, sai che c'è, meno da letto. Ho ripreso in mano io invece proprio sto weekend qua. Sei World sicuro che si Warcraft. Può dire su Twitch? Ah. Sì, sì, World of Warcraft. però. Grafica vecchia, rimasto tale e quale. Ma World of Warcraft in vanilla o quello l'attualizzato? Il classic. Ok, il vanilla. Sì. E tanto l'importante è divertirsi, quindi. Questo è coso? È Control. Beh, carino comunque, dai. Carine pure le luci. No, vabbè, ragazzi, il gioco quando uscì era veramente... Era Next Gen, no, sì. Era il gioco più complesso e più difficile da far girare in quel periodo. Attualmente sulla mia attuale scheda video gira tutto a manetta, purtroppo vedo che lo streaming va molto a scatto, ma non so, vabbè, da cosa, certo. È normale, penso, normale. Che dipenda più dalla linea. No, tu starai a 4096 per 3200, è ovvio che poi scatta, però calcolate che quando era uscito metteva sotto torchio il PC più potente dell'epoca. Sì. Proprio ma non c'era PC che era in grado di farlo girare. Era un po' come dire, ma ci gira Crysis? Adesso gira, che è un piacere, con tutto al massimo. Full ray tracing e così via. Su console non penso che però possa raggiungere questo livello di grafico, questo livello di luci. No, non ci arriva. Anche con ray tracing e così, no. Cioè, io non so se si vedono tutti i riflessi, ci sono gli specchi dove praticamente i vetri dove riflettono totalmente il personaggio, i nemici, è fatto veramente sull'aspetto grafico è fatto veramente bene. Vi assicuro che però secondo me è un gioco che vale la pena, perché è veramente molto molto bello. Ah, tra l'altro vi volevo dire una cosa che mi sono ricordato proprio stamattina, è l'anniversario, il compleanno di AliExpress, c'è una marea di offerte sulle cinesine, quindi io ve lo dico, infatti l'ho detto anche per Ezio, perché c'è so roba scontata anche al 70%, quindi dateci un occhio. Guarda, sto prendendo il telefono in questo momento, dateci un occhio perché c'è un sacco di roba in mano adesso. Vabbè, signori, allora buonanotte, questa è stata la live, vediamo lunedì prossimo. E non mi paga AliExpress, me lo sono ricordato perché ogni anno a marzo c'è quello, sì, anniversario di fino al 70%. Esatto. Sì, c'è tipo le Ambernica a 40 euro, una roba del genere. Insomma, vabbè. Ecco, allora prendiamone subito due. Eccole qua. L'Ambernic, quindi la 355? Mi ricordo. No, nel senso, la 353, c'è la 353, c'è la 4. Qual è quella da prendere? La 353V. Ambernic 353V. È quella che c'ha gli analogici, no? No, 353V, non VS. Non VS. Ecco. Dai, che strisciamo sta carta, va. Fammi vedere un po' l'Ambernic a quanto sta. 109, la 353 a 109. Invece allora non conviene. No, non è vero. Ce l'ho davanti. Sta a 109 tutti i giorni. Ciao Giuseppe, buonasera. Dipende, ce n'è qualcuna che costa veramente poco, quindi guardateci, insomma. Sì, ci stiamo guardando. 353V, hot, sconto extra. No, questa non sta in... Allora. Queste non stanno in... E questa è 102, ci sta sempre a 102.
Addirittura la 405 dice da 519 a 150. No, vabbè, ma che cazzo dicono? Sta sempre a 150. Ma sta sempre a 150. Pure la Miumi Plus sta a 56. Quella se prende su Amazon all'incirca quella cifra lì. Sì, Giuseppe, è contro. Allora, la 353V bianca con la 128 giga, vediamo, 139,99. Cioè, costa di più dell'altri giorni, io ho pagato 109. Sarà via per culo, scusa. Cioè, pure AliExpress si è imparato. Io non mi ricordo cosa ho visto a 40 euro da Bernic oggi, mo ci guardo, aspetta. Sì, Giuseppe, è control, bravissimo. Qui c'è una boy home. Fai sconti. Regà, c'è una, sconti. Una boy home 3R36S da 150 a 42, 164 a 42. Allora, aspetta, RG405, fammi vedere un po'. Si è scesa. Aspetta, che io oggi avevo scritto tipo Ambernic, avevo scritto. Non ho trovata una così, ma... Beh, non ti stanno regalando niente, ragazzi. Ma infatti sono sconti fasulli, secondo me. No, ma magari non su Ambernic. Io sto vedendo, ci so, a 40 euro tipo la RG35XX... 41 euro, questa quella avevo visto. Grazie, quella costa 46, quella, quella senza scheda però. No, scheda. Vabbè che tanto la scheda, no, da 64. Ah, quella sta 82, va bene, sì. Beh, 82, 41, 42 non è male. 40 euro con la console, il cavetto di ricarica, la protezione schermo, la custodia. Qual e è la? 64 giga. RG35XX Plus più bag. No, è così. Sì, Plus, sì, scusa. C'è il B-Max 2 Pro a 89 euro. Eccolo. Ragazzi, buonasera a Giovanni. Ciao Giovanni. Lo io di ma Giovanni, però allora, no, tanto Giovanni non compra mai da lì. Giovanni non compra mai da lì. No, io compro solo da Ezio. Bravo. Da Ezio è subito. Voglio vedere un PC, un mini PC con N97 con l'Alder Lake. Comunque non ci si capisce niente, perché solo di ste 353XX eccetera eccetera. Ce ne so. Ce ne saranno 27 tipi, tutti uguali. Sì. Devi a quello che ha più vendite, più cose, tutto. Sì, esatto. Invece la cosa scandalosa è Epic Game Store, 13 euro, FIFA 24, FC24, cioè proprio roba pazzesca. 13 euro, cioè una roba scandalosa, cosa che se vendeva a 80-90 euro l'anno fa. Vabbè, 13 euro. Vabbè. I classici 8 giga 256, però col processore guarda che se parti così, ma la stai servendo su un piatto d'argento, anzi d'oro. È partita, eccola. È partita la polemica. Vai. Mi tengo ancora fermo. Guarda che fide una mignotta. Allora Ambernic RG35XX mini console di gioco portatile, no. Videogiochi PS, console per videogiochi 512 giga, 36.000 giochi. Poi c'ha 2 stelle e mezzo, quindi vuol dire che è una sola. Vedi la Miu Plus, quella che c'ho io. È quella che c'ho anch'io. Sì, c'è il prezzo buonino. Vai, per Giuseppe, la... tranquillo, fai tutte le domande che vuoi. Se possiamo risponderti. Vai. Hai voglia, certo, puoi intervenire quanto vuoi. Babbo Sandro, benvenuto in sala giochi. Grande, benvenuto in sala giochi. E dicevamo, chi è che me l'ha chiesto? Maximilian. Max, la Giuseppe, scrivi a uno di noi, scrivi a uno di noi in privato e per me poi entra pure subito. Allora, Blu 128 giga. Perché questo c'ha le recensioni negative? Stiamo facendo anche un servizio per chi ci guarda,
Allora, l'RG 556 Ambernic c'ha un prezzo interessante, 2,48 la versione da 2,56. Che La non è che... RG556 è quella che è È wide con la tipo... bombata. Bravissima. Sì, bravo, Ok, bravo. sì, Sì. ho È capito qual è. tipo la Asus ROG Ally. Ok, sì. 2,48 e 70 con altri saldi, penso. Fammi vedere un po', aggiungi al carrello. Vabbè, comunque stanno a fare i magheggi, perché poi AliExpress poi c'ha dei venditori, delle cose che tu clicchi, cioè tu gli dici in prodotto, cioè vedi, che ne so, la console a 42 euro, poi clicchi e ti accorgi che la copertura a 42 euro, la console costa 130, Sì, capito? bravo, Quindi a bravo. me quando fai così mi fai stranie, ciao. Prima o poi vi seguo tutti, però non ho capito come fare la verifica dell'account Twitch. Questa è un'altra bella cosa che non abbiamo capito neanche noi, Che perché cos'è la verifica? Che cos'è la verifica dell'account Twitch, scusa? devi su alcune per fare alcune cose, ti fa la verifica dell'account. Beh, ma sarà che ti mandano una mail, tu verifichi la mail o il numero di telefono, è fatto. No? Di solito la verifica è Dipende. così. Di solito. Ma non funziona sempre. Boh, io vabbè, a parte che sì, l'ho fatto. Allora, se vado alla cassa, vedi? Eccolo. Se vado alla cassa, Se vado alla cassa non comprare. Se vado alla no, signori, 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 è cassa. Va buono. comprato, basta Lo sto a comprare. prendere. Chi è che mi ha chiesto della Ambernic 556? Mi pare. Io ti avevo detto se era quella, però non so se. No, Maximilian me l'ha chiesto, vero? Oddio, dimmi che è Maximilian. Forse sì. Comunque è diventata una Era giungla. Maximilian. Comunque, per questo, ecco, sì, era Maximilian che me l'ha chiesto. Allora, il prezzo che vedi è 248,70, la versione da 256 giga. Poi la metti nel carrello, lui ti applica uno sconto, un altro sconto e poi dice: perché mi dai tutti questi soldi? Te ne levo un altro po' e da 248,70 arrivi a 185,41. Questo è un prezzone. Questo è un Allora, prezzone. vedi, ecco. Questo è un prezzone. Ma ci avevi te degli sconti per No. caso? No, Sei sicuro? Perché guarda che sicuro. accumuli punti quando prendi su AliExpress. Non so se te Io sei avrò veramente. 30.000 monete, c'ho. Sì, ma qui non ci fa in cazzo. Sei sicuro? Sicurissimo. Sì. Infatti, Ecco. Raga, c'ho la sto colpa io, c'ho la 30.000 colpa. proprio perché. Sta Proprio acquistà, eccolo, lo perché. vedo, sta acquistà. Va, acquistato. Aspetta. Aspetta. No, no, fermi. C'è sta un'altra inculata. Eccola qua, attenzione. Ecco. Dove devi andare No, allora ti levano 185,41 dalla carta di credito, ma lo sconto di 41,80 è scritto come adeguamento del prezzo. Sai che a prendere? cosa vuol dire adeguamento del prezzo? No. Che quei 40,80 li devi dare al corriere quando arriva perché quella è la dogana. Vai. Ah, ok. Beh, comunque su 180 c'ha paghi per forza la dogana, è troppo alto. Sì. Quei Chi è che sta a bastardi mi hanno giocare a fatto pagare. Bubble Bubble? Indovina? Stavo giocando io. E quei bastardi mi hanno tolto su 20 euro dal Giappone, mi hanno tolto 7 euro di dogana. Pure a Minchia. me. Per 3 giorni ho provato a chiamare la dogana a Milano per mandarli a fanculo. Ma Bastardi. Tetris? Tetris? Pure a me uguale. Sì, ma io ho pagato 20 euro. Madonna Tu hai mia. pagato 26, io ho pagato 20. 29, manco 30, Appunto, 29. io ho pagato 20. La dogana è dopo i 25. A me non doveva farla La vedi? pagare la dogana, capito? Solo che non puoi discutere con nessuno, capito? Quello è il problema. E come no? Stefano solo rosica. Se Sì, esatto, bastardi. poi viene il Ma questa postino come l'altra volta da me. Oh, lui, 7,50 euro. Cazzo mi è. ridi? Questa di qua, Cioè, questa di qua è la esatto. migliore. Perfetta.
Quella che è? È ah, quella la, mia. La tre... Esatto, la 353V. Quella di Ezio, proprio, è uscita da me. Quella ce l'avevo io, esatto. Gliel'ho data a Giovanni. È quella con cui mi hai fatto provare a me? Bravo, è quella che hai provato tu. Esatto. Bravissimo, sì, sì, sì. Questa fino al Dream, esatto. Semola. Sì, fino al Dream, semola. Ma tranquilla, eh? Cioè il Dreamcast va proprio una bomba. Lo vedi che è fighissimo, Stefano. Il merito è tutto di Luigi, perché io non l'avevo sottovalutato. Io gli ho messo anche, io metto anche il 3DO. Gli ho messo il 3DO e mi emula benissimo. Oh, il 3DO, mamma mia, che console. Poi, ci sono altre, tipo, si vede così. Abbassalo un po', inclinalo un po'. Forse no, perché uguale. C'è troppa luce. Troppa luce, c'è troppa luce. Mettiti sullo zoccolo di New. Mettiti sulla sul sasso a zoccolo di New, sì. A costola di Molfetta e c'è la grande Blade, tanta roba questo. Sì, lo ringrazio. No, ma non per ringraziarlo, so io che stavo rendendo merito a Luigi del fatto che lui mi ha detto lo devi vedere, ci è costato 30 euro a testa vedere il film, ecco. Tra l'altro lo devo rivedere per la settima volta quando posso. Manuel, switcha un attimo sul mio schermo. Perché noi non possiamo vedere un film o una serie TV senza comprare niente di quel film e di quella serie. Hai capito? Cioè, è automatico. Stasera sta la prova. Aspetta, Giuseppe, ti risponde Manuel. Oddio, guardate grafico. Che grafica ha sto livello qua. E Giuseppe, su... Guarda, sotto, da dove lo stai guardando tu? Non so da quale canale lo stai guardando. Se lo guardi dal mio, sotto trovi tutti i riferimenti. Trovi proprio dove cliccare, tutti i link di Instagram. Se vai sul mio 8-bit, sotto trovi tutti i riferimenti. Trovi Instagram, Facebook, il mio sito. Trovi tutto, puoi scegliere. Si dovrebbe vedere così? Sì. Sì, così già si vede meglio. Perché ho messo la luminosità praticamente a zero. Non eccolo. So sì, 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 sì. Questi sono tutti i sistemi che ho emulato. Il Neo Geo CD, il Pocket Color, la PlayStation, PSP, beh, questo è Eagle Games, beh, i giochi arcade, i Vertical Arcade. Biker, il grande Capcom bikerone. Capcom 1, 2 e 3. Poi c'ho il Daphne, il Laserdisc, il Mame. Al bar, ovviamente. Stefano, tu devi cercare di il Wonderswan Color, l'Amiga, l'MSX, il PC Engine, il PC Engine CD-ROM, il Super Graphics, tutti. Sì, PCFX, Game & Watch, vabbè, il NES. No, pure Game & Watch c'hai. Sì, sì. Game & Watch qua. Ma c'hai Donkey Kong su Game & Watch? Sì. Dovrebbe aspettare un attimo. Ma Lambernick è Tandero. Vabbè, ho capito, va. Qua non ce l'ho, vabbè, però qua non ce l'ho. Però, vabbè, non... io la posso mettere. Dico, se non compri stasera, non va. No. Il NES, il Famicom, il Game Boy, quello classico, quindi quello in bianco, quello ovviamente quello il DMG. Verde. Esatto, il Super Nintendo, il Virtual Boy, il Nintendo 64. Scusatemi, abbiate pazienza. Vai. L'Advance, Pokémon Mini, vabbè, Pokémon Mini, il 3DO, vabbè, gli Open Board, la Pomis Wave, l'FG1000, il Master System, il Mega Drive, questo è il Game Gear, il Ezio, Maximilian, qualcosa di costoso, Dreamcast e Naomi. Naomi, sì, vabbè, cioè, bello. È una console veramente che è bellissima, mai avuto problemi. Anzi, ora appena devo mettere il Batocera 39, appena gli devo mettere il Batocera 39. Invece ti devo far vedere una cosa a Manuel. Ma sopra c'è il Batocera, c'hai? No, c'è Arco S. Questo di qua ancora è quello stock, questo di qua. Poi appena gli metto il 39 quello ufficiale. Ah, benvenuto in sala giochi, Manu. Sì. Ah, che figata. Sì. C'è uscito Batocera Light proprio apposta per questi. Ma dai, ma davvero? Sì. Ma ci hai fatto un video su sta roba? Ancora no, perché non l'hanno ancora rilasciato. È in via di rilascio, perché il 39 l'hanno già
pubblicato, ma non per tutti. Pian piano lo stanno rilasciando anche per l'Ambernic 353, insomma, per le consoline piccole. Eh sì, c'è Batocera Light, Peppe. Sì, io sì. Non lo sapevo sta cosa. Allora, Manuel, quando vuoi. Sì, adesso sto. C'hai il mio schermo da far vedere. Mi allontano un secondo, vi faccio vedere casa mia, che sapete che è questa. Bellissima. Dovete sapere che l'altro giorno mi sono intestardito e con due righe di codice ho fatto un piccolo aggiornamento al MAME da Linux. Vedete il mio schermo? C'ho Double Dragon, no? Allora c'è Double Dragon, Double Dragon Japan, Double Dragon della Prechoice e poi questo qui contra parentesi Tiger. Voi direte, ma che cacchio è sto Double Dragon Tiger? L'ho capito. Forse... Ma i Tiger non erano quei giochi quello stavo pensando. Tiger, non ci posso credere. Che Tiger figata. No, vabbè. Sì. No. Che bello. Le ROM del Jig Tiger che girano sotto MAME, ragazzi. Sì. Che spettacolo. Vabbè. Ma ragazzi, che il cazzotto, se io lo do, guarda, lo posso pure mettermi indietro, guarda. Tra l'altro, dove e non c'è solo questo. Quindi... Attenzione. Perché poi mi sono cominciato a scaricare tutte le ROM dei Jig Tiger. Che Jig Tiger vi ricordate? Dai, vediamo se Lupin. Siete preparati. Lupin, ancora no. Jig Tiger c'era, ce l'ho ancora io. Robocop. C'era la sirenetta. No, la sirenetta, ti prego, dai. Per favore. Sì, DuckTale c'era, sì. Questo voi ricordate? Ce l'ho ancora lì Afterburn. Aspetta, molto questo no, eccolo che mi è partito. Golden. Wow. No, notare la spadata dietro, guarda che lui si sloga la spalla per la spadata. Guarda. Eccete lì. Snodate Nax. Eccolo qua. Che uno. Spettacolo. Bello, mamma mia, quelli roba. Che meraviglia. Costano pure un po'. Golden Axe è quello che stai a far vedere? Paolo? È di Golden Axe? Afterburner e Robocop 2. Ah, Afterburner. Sì. Allora, vediamo se c'ho Robocop 2. Vi faccio vedere. Sai che cosa manca? L'unica cosa? Dovrei riuscire a mettere... Giuseppe Marino ha detto, li ho rivenduti tutti. No, Giuseppe, no. Mannaggia. No. Si può sentire. Questo dovresti avercelo, Ezio, questo degli X-Men, hai questo di qua? Ancora li sto scaricando tutti, mi pare che Robo... Io pensavo che ce n'ho uno sigillato verde, però non mi ricordo di che è. No, non c'ho Robocop, devo cercare Tiger. Ho preso il meccanismo e poi rivenduti a caro prezzo, sì, infatti si vendono molto bene. Sì. Allora, Double Dragon, Golden... Sonic ho scaricato, Sonic. Bello, Sonic, vai con Sonic, vai. Sonic 3, quello che ho io qua. Ma Ezio, ma sono versioni alfa per l'Ambernic, la Batossera o... È la first release. First release. Cioè è un initial support, loro lo chiamano. Ok. Quindi è una versione, diciamo, iniziale dove... Che come si uccide questo qua sopra? Così, ok. Ma state vedendo che bellezza, ragazzi? Come no? Vabbè, Sonic pure. Io proprio non riesco più a farmene andare giù questi giochi. Dai, questo era meraviglioso. C'era pure quello dei Looney Tunes, c'era. Sono troppo per le meccaniche nuove, non riesco più a farmene andare giù. Cioè, guarda un po', Game Watch gli volevo far vedere. Neanche tu c'hai Donkey Kong. No, ma mo lo troverò. Guarda l'emulatore, Manuel. Un sacco. No. Vedi l'emulatore che ti crea il contorno del giochetto?
Sì, no, il bezel guarda, che si crea per giocare. Io sto spingendo i tasti, guarda. Ma che si muovono. Vabbè, ma questi sono dei geni, questi qua sono proprio dei geni, sono veramente dei geni. Batò c'era, sono loro che hanno... Sono proprio dei geni, Guarda, qui ti fa vedere i tasti. Northwest, Southwest, Northeast, Southeast, Game A, Game B, Zoom, Help, ok, Game A. Ah, ok, così, devo prendere l'uovo, vedi? Ok, queste sono le quattro direzioni. Con Mini che appare là sopra, regà, ma volemmo parlarne, parlarne. Game Watch pure sono un'altra cosa che non si può recuperare perché vogliono cifre astronomiche. Io c'ho Donkey Kong, ma c'è solo l'audio, non si vede più il video. Il gioco funziona e si sente solo l'audio, però andrebbe visto chi lo ripara. Ma secondo me si può riparare il coso, il pannellino LCD, secondo me c'è là. Si può riparare. Il piezo elettrico dell'LCD che è morto. Grande Raffnet. Ah, ecco, Mario Luigi, ma gli potresti chiedermi a quello lì del Nintendo se ripara pure Game Watch? Tutto. Lui fa ripara pure le scatole. Cioè, tipo la scatola, che ne so, si è usurata. Perché se mi riporta in vita il mio Game Watch ne sarei molto contento. Perché come no? Lo fa. Lo comprò in Danimarca, qui non era mai arrivato. Mi sa forse nel 75, credo. Non so in che anno, ma qui arrivò veramente anni dopo. Io lo comprò in Danimarca, lo pagò una cifra spropositata per l'epoca. Come no? Io lo domando, ma al 100% ti dico di sì. Giovanni, c'è una domanda per te. Max ti chiede se nella tua infinita collezione hai anche i Micronauti. I cinque robottini col corpo di Gigro d'acciaio. Sì. Con me. Sì. Avevano anche i rispettivi cavalli, no. Micronauti. Beh, no, Maximilian, io c'ho Baron Karza e coso col cavallo, con Oberon. No. E poi c'ho quell'altro. Io c'ho quello bianco e quello nero col cavallo. No. Però Luz perché che erano i due che c'avevo io. Poi mio cugino invece c'aveva quello verde e c'aveva quello rosso, che quello rosso e quello verde costano un botto. Mamma mia. L'ho recuperati perché quella è proprio la mia infanzia. Lo ricordate questo qua? Che davano col McDonald's? Sì, no. Mi pare di averlo visto, sì. Lo davano nell'Happy Meal. Non c'era solo Sonic, c'era pure altri che però... Ah, adesso ti danno quattro foglietti di carta. Questo era il bello. Maximiliano, guarda, se ti metti a cercare... Allora, se li vuoi in scatola così ci vogliono oltre i 100 euro. Se li vuoi in scatola col polistirolo e tutto. Se li cerchi loose e lavori un po', diciamo che io ho pagato una sessantina di euro a coppia, loose. Cioè cavallo e personaggio, cavallo e personaggio. Capito? Piano piano, uno alla volta, ogni tanto ne recuperi un pezzo. L'altro giorno stavo pensando ai miei Graal. Tanto io sto aggiornando Batocera 39 sull'altra Amberni. Che per ora me ne sono rimasti due soli di Graal. Quali sono? Uno è il Giant di Goldrake del 78. Quello con le ruote sotto e col coso, ma ci vogliono 3,50. Il prezzo è 3,50. E ci vuole quello. Ma sai che l'hanno rifatto? L'hanno rifatto un anno fa. Ok, nuovo, praticamente lo potevi comprare a 650 euro. Tu lo dovevi rifare a 150 allora, cioè, a 650 mi compro l'originale, scusa, sono stupido, scusa, quello... 350 mi compro quello del 78, scusa, a 350 lo trovi buono, perfetto, con tutti i pezzi eccetera eccetera, quello originale, e a 650 mi compro la replica, state fuori. E l'altro è il camper esplorazione di acque di Big Jim. Quello l'ho visto una volta sola a 350 euro. Perché quello marrone te lo tirano dietro, che l'hanno venduto in avalanga. Quella esplorazione subacquea che io c'avevo, e quello se ne hanno fatti di meno e si trova. Cioè, io una volta sola l'ho trovato a, mi pare, 3,50. Cioè, che poi non so cifre, nel senso che i miei due Graal con 700 euro li porto a casa, capito? Non è che sta giusta... da 10.000 euro. Luigi aggiusta il timer del cane.
sui 45. Maximilian, guarda, Maximilian, guarda su Vinted. Guarda su Vinted, ma ci vuole pazienza. Quando devi recuperare le cose vecchie, ci vuole pazienza, capito? Nel senso, ti metti lì, cerchi, vai, contratti, provi, capito? Magari ci impieghi settimane, mesi, però poi alla fine lo spunti, capito? C'è sempre quello che magari c'ha bisogno un attimo de, o che vende perché non è roba sua, che ne so, magari muore il papà, la figlia lo vende, magari mette tutto a 30 euro, capito? Certo. Oppure c'è chi magari c'ha bisogno di realizzare più velocemente e quindi magari te lo mette a un prezzo più basso, te lo abbassa, capito? Ritornando al Game Watch, una ROM che mi manca di un giochino famoso è quella bella, di quella di Popeye. Bella, bellissima. La versione di Nintendo, sia la tabletop che il panorama. Il Game Watch, proprio quello che Agente 004, Maximilian. Pure quello si trova, guarda, si trova intorno tra i 30 e i 40 euro, si trova. L'uso, ovviamente, eh? Però si trova. Sono tutte cose che con un po' di pazienza su Vinted le trovi. Grande Dark, hai visto che roba, Giovanni? Cosa? Ciao Giovanni, ma come bella la tua camera. Ho detto a Dark che detto, ciao Giovanni, ma come bella la tua camera. Vedi? C'ha ragione Dave, e girare i mercatini alle 4:30 del mattino. Esatto. Io dormo alle 4:30 di mattina. Insomma, Dave invece è di quelli degli hunter dei mercatini, capito? Che ci devi andare quando è buio. Ho capito. Intanto oggi è sceso l'amico mio dal Giappone, che è rientrato dal lavoro lì, è rientrato un po' a casa. Perché il Giappone sta a nord? Con il regalo. Sì, cioè Norvegia, Svezia e Giappone. Ah, ho capito. Che bello! Guarda che figo! Questo Lupin con tre dischi, però ovviamente non l'ho mai... A me piace Lupin, però non l'ho mai... Allora, se tu su Twitch alle 22:47 dici a me mi piace Lupin con sta accento siciliano, è brutta, è veramente molto brutta. A me piace Lupin. Mettici Arsenio davanti, dai. Mettici Arsenio Lupin, se no qui è brutta, ci bannano. Arsenio Lupin. Ecco. Bello, però, io nostri... proporrei una bevanda all'arsenico per Giovanni. Ale, ecco. Ale. Belli serigrafia, così, mazza, bello. Guarda che serigrafia dentro. Bello, vero. E poi c'ho pure qua che mi hanno dato la spine card. Sono le spine card che danno ovviamente quelli in Giappone. E più il librettino. Ma le box giapponesi sono fighe, però. Che è il castello di Cagliostro, no? Sì, castello di Cagliostro, sì. Ciao Venom. Sì. Io invece rincorro i venditori a fine serata mentre smontano. È bravo, infatti le due tecniche sono o alla fine o la mattina prestissimo o alla fine, perché alla fine la gente magari ha guadagnato poco e quindi ci sa che c'è per fare due soldi a basso i prezzi, oppure non si vuole riportare la roba indietro, capito? Guarda, ci dovrebbe essere Balbo Toys, Raffnet. Balbo Toys potrebbe averlo. E proprio c'è un figure simile, non è che uno ha da vendere Mazinga Z, il grande Mazinga, il kit di plastica della Bandai? Balbo Toys potrebbe averli, potrebbe, però non lo so. Giovanni comunque lo sta prendendo, immagino. No. E guarda, sta in chat, Raffnet, sta in chat con noi qui su... se guardi la chat, in teoria... Ah no, perché sta sul canale YouTube di Manuel, giusto? No, non li ha, ok, a posto, non ce li ha. Bene. Dicevo, Ezio, lì le grosse offerte sono sulle Ambernic RG 35XX, la versione Plus e H. Che è quella orizzontale. Sì, però è la versione, diciamo, che si trova tra i 48 e i 60 euro. Sì. Sarebbe la 351. Sarebbe? La 351. Uno? Anche se loro ti scrivono 35XX, sarebbe la 351. Ok. Ma chi è che sta a passare con una moto a tutta calata? È sempre il cane di Luigi. È sempre il cane di Luigi. Che non lo fa uscire, ha preso la moto. Ha preso la moto. Esatto, non mi faceva, fa quello che ha dato in moto. Quanto sei stupido. Ezio, ti ho scritto un attimo su WhatsApp. Sì, arrivo. Guarda un attimo se... Aspetta,
È un Dog on the Road. Mm. Ok. Visto. Ok. 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 Paolo, quando arriva il tuo compare? Che stasera ce l'ho grossa, eh? Oddio, guarda, mio, oddio, che cosa brutta che stavo per sentire. Esatto. Cioè, quando arriva il tuo compare che stasera ce l'ho grossa. Ma che vi siete impazziti? Infatti, cioè, quando arriva il tuo compare che stasera ce l'ho detto, sarebbe, non lo so, è che è che noi abbiamo cominciato con gli streamer e quindi, capito, c'hai ragione, siamo rimasti lì. Venom, ma qui giochi li emulate con Retrobat? No, questo che vedi è Batocera, che comunque sarebbe la versione da cui Retrobat ha preso ispirazione. Vorrei fare una domanda, mi piacerebbe ascoltare ognuno di voi e la propria risposta. Regà, tutti seduti? Sei tutti seduti? Sì. Allora, la domanda è questa, dobbiamo rispondere uno alla volta. Attenzione. Vai. Se fossi il CEO della Commodore... Grande Stefano. Perché CEO? Ritorneresti sul il CEO della Commodore? Come ritorneresti sul mercato e perché? Ciao Ste, alla prossima, a lunedì. Chi inizia? Il primo che sta in fila chi è? Il polemicatore qua, Per me, cioè, io andrei a prendere la mia vecchia storia e la aggiornerei agli attuali tempi moderni. Perché? Perché i ragazzini di oggi vogliono questo. Cioè, io partirei con un marchio. Volete sapere, secondo me, qual è la cosa che potrebbe entrare nella breccia? Ma non per il nome. 5 minuti ha detto Piero, 5 minuti. Ok, 5 okay, minuti. Ma non per il nome, ma per quello che potrebbe essere da quel momento in avanti. Dovrebbe fare uno smartphone e riportare tutti i vecchi giochi in chiave moderna. Ma chiave moderna adattata all'uso dello smartphone. Mm. Grazie, sì, Gaetano ce l'ha grossa. Allora, Manuel, a te allora. Sentiamo te cosa faresti se fossi il CEO della Commodore. Ma guarda, io ti posso dire che se va sul mio canale trova l'intervista al CEO della Commodore. Assolutamente sì. E si sente esattamente quello che... Io sono d'accordo con lui, però, sono d'accordo con lui, con l'attuale CEO di Commodore, che di fare prodotti di moderni. E non di fare retro gaming. Poi se tirano fuori una mini console, una cosa, come stanno pensando, bene, però fanno bene a fare prodotti moderni, capito? A fare prodotti. Poi la strategia, ripeto, la affineranno, perché non è che entri su un mercato così, cambieranno, faranno, sposteranno. Ricordatevi sempre che Disneyland Paris, che si chiamava Euro Disney fino al 96, ricordo, cioè i primi 4 anni, si chiamò Euro Disney, poi cambiò la ragione sociale. Loro arrivarono e fecero un buco di quelli clamorosi. Dovettero cambiare completamente tutte le strategie di vendita, le strategie del parco, tutto. Dovettero rivoluzionare tutto nei primi 2-3 anni, perché avevano sbagliato tutto. Hanno sbagliato l'approccio, perché non si sono resi conto che la Francia non è l'America. Capito? Quindi nel senso che tu, e stiamo parlando di Walt Disney Company, che c'ha già 4 parchi a tema nel mondo, capito? Non è che dice, sai, è un esperimento, proviamo il primo. Quindi tu entri su un mercato e poi devi aggiustare il tiro, perché potresti aver sbagliato tutto, potresti aver ragione, magari doverci impiegare, che ne so, 5 anni per riuscire ad importi con le tue condizioni, capito che voglio dire? Quindi è difficilissimo, insomma. E, posso dire la mia? Aspetta, ci sto io di no, il sì o no, grazie. Il sì o no, è vero. Simone si chiama il zio, vero? Mi pare. No, per Luigi mi sembra. O Gianluigi. Adesso mi state facendo. Comunque basta andare sul sito di Commodore Industries e c'è tutto l'organigramma. E lo vedete in primo piano. Allora, io avrei fatto forse una cosa più paracula, fossi il CEO di Commodore. Avrei fatto i computer moderni, sì, ma invece che con un case normale, li avrei fatti col case del Commodore 64 e del VIC-20 e dell'Amiga 500. Però dentro magari scheda madre buona, 16 giga di RAM, disco NVMe... Però con la scocca del Commodore 64, del o magari fare come 500. Con la scocca del Commodore 64, secondo me sembrava proprio un'operazione. Però appunto, cioè, io avrei fatto il paraculo.
invece potevano fare una cosa tipo, hai visto la 500 nuova? Che sì, ricorda quella vecchia, però con un design moderno, capito? Quindi sì, un design che ricordasse il vecchio Commodore, però aggiornato a livello di stile. Ezio, però non mi hai risposto su WhatsApp. Ti avevo risposto qua. Ah, scusa, non l'ho vista. Perché perdonami. Ok, perfetto. E allora, dai, mo vediamo. Devo andare a cercare un cerotto per quello di sopra. Che c'è un cerotto? No, non lo so. Devo andare a vedere se c'è un cerotto. Comunque, io, cioè, fare quel discorso lì di avere un miglioramento nello stylist, nello style del telefono. Io farei lo smart, per me dovrebbero fare lo smart. Mercato... arrivo subito, vado a cercare un cerotto. Arrivo, aspettate. Il mercato storico che hanno in questo momento. Lo smartphone, secondo me, te vai a buttare in un casino. Pure secondo me. Cioè, te vai, ce a buttare, ne sono tanti. Vai a competere con i cinesi, vai a competere con quelli da 30 euro, vai a competere con... Io dico la mia. Allora, quello che dice Ezio è vero, quindi fare l'operazione nostalgia è giusto, però affiancata a, in primis, parlo da ex programmatore, da ritrovare la vecchia Commodore, cioè fare praticamente un computer fondamentalmente che era la missione originale della Commodore, quindi rendere, diciamo, l'informatica accessibile un pochino a tutti, ok? Quindi lanciare, diciamo, delle iniziative educative, non lo so, insomma, puntare tanto su questa cosa qua. E l'altra cosa che farei, soprattutto oggi, in questo momento qua videoludico, dopo ti rispondo, ma stringere delle partnership con aziende che producono indie, quindi programmatori indie fondamentalmente, per anche ripescare vecchie glorie e rifarle in tema fondamentalmente Commodore, ecco. Quindi, diciamo, rilanciare anche questa cosa qua, che ti può fare anche una grossa community fondamentalmente di gente che ci lavora sopra, e avviare un sistema, tra virgolette, open source. Poi, ripeto, è tutto da vedere, però queste sono le cose principali che farei. Ci vogliono tanti soldi. Tanti. Sì, sì, ma infatti, ripeto, no, cioè, tra l'altro... Se domani mi dicessero, guarda, la stiamo regalando, prendi la Commodore, io gli direi, guarda, io non saprei mettere le mani, capito? Voglio dire, figurati, metteci i soldi. Quindi chiunque stia facendo questo lavoro, c'ha tutta la mia ammirazione, insomma, perché... Eccolo, ciao Piero. Buonasera. Ciao Piero. Buonasera. Ciao, ciao, ciao. Ciao Piero. Com'è? Benissimo. Bene, bene. Quante figurine ti mancano di Harry Potter, Manu? Ma guarda, mi stanno regalando un po' di pacchetti, perché chi va al Conad non le fa, perché, capito, non è me, ci sta dando i pacchetti. Quindi io, ragazzi, sta mettendo... di pacchetti di figurine, io qua ce n'ho un po', non ho nessuna intenzione di farlo, quindi... A me ne mancano tre. Già. Ma io le apro e ti dico quali sono. Un mega spesone, perché 10 euro a pacchetto, eh? Sì, sì, no, perché mia mamma conosce. Aspetta, ma sono quelle di Harry Potter? Sì, sì. Ah, io ne ho tipo una cinquantina, pure così, ma non sono tutte chiuse, perché io non le faccio la collezione. No, ma tu come le attacchi, Manu? Le attaccate? No, vanno inserite con le alette. Sì, ma le inserisci da una parte, ma dall'altra? Due triangolini insieme. Davanti e, no, e gli altri due triangolini sul retro. Sì, ma non ci stanno, cadono. Sì? No, però aspetta, hai visto che c'ha quattro triangolini? Sì. Su quella davanti usi i due qui. Sì, ma... Quella dietro gli altri due. Ci hai provato? Mia moglie ha detto facciamo così, poi non mi ha più detto niente, io ho dato per scontato che no, fosse... non ci stanno, infatti ci ha messo la Carlotta, ci ha messo lo scotch poco ma ci ha messo, li tiene su. Boh, ragazzi, io non mi piacciono, non mi dicono niente, nel senso, no, per me quella vecchia era l'album più classico, era più lo Ezio, preferito. Buonasera. Non mi piace. Sono andato a cercare un cerotto
Guardate con cosa sono tornato. E ho trovato una un Bernic, Top Mystery. No, no, Top Mystery. No, questo è per Manuel. Eh sì, ah, il numero uno. Eh sì. Eh sì. Top Mystery. Quando è uscito il numero uno? Lo si vede? Sarà un 92. Vabbè. 25 maggio 91. 92. Più o meno. 25 maggio 91. Da chi mi posso fotografare qualche cosa? Fammi vedere chi sono i disegnatori qua. Eh sì. Piero, prima stavo facendo spendere 180 euro a Ezio, così. E poi mi sono fermato subito. È andato vicino. Stavo per capire. Era lì per cliccare, te lo dico. Per cosa? Sì. Che io ho detto Bernic, che ci stanno le offerte. Ecco, è diventato matto. Che offerta c'è? Tutte farlocche. Ezio, mi spieghi un attimo la differenza tra quello che dicevi prima? Scusate, io non ho visto la chat, scusatemi. Buonasera, chat. 5-1 lì. La 3-5, quando loro dicono Ambernic, è Ambernic RG 3-5XX. Ciao, Raffa. È la 3-5-1. Mascherata. No, no, è la 3-5-1. Perché poi c'è la 351, vero, 91, la 351S. Potrebbe esserci De Vita? Mm-mm. Fammi vedere se trovo. Diciamo che la 3-5-3XX è... Volevo un attimo rispondere a Max. Ragazzi, un secondo solo. Max prima mi ha chiesto se l'avrei fatto con uno smartphone, con un OS proprietario. No, avrei usato Android con una personalizzazione fatta ad hoc. Ma cosa? L'ipotetico smartphone, a mio avviso, di Commodore. Se te fossi il CEO di Commodore, cosa faresti? Ora vogliono fare l'Andlet, no? Sì. Vogliono fare un Andlet. Non so, a me il cellulare non mi convince. Vogliono fare il cellulare perché? No, vi ricordo che si chiama... si chiama Handheld, non Andlet. Handheld. Ma sapete che non se io fossi il CEO di Commodore, che cosa farei? Io farei uno smartphone e prenderei tutti i vecchi giochi di Commodore e li porterei in chiave moderna. Lo smartphone però è una giungla, capito? Aspetta, da 9,90 a 1800 euro te butti in una giungla, capito? Blade, no, questo qui non sono storie nuove, ma sono raccolte di storie di Topolino uscite nei Topolini vecchi. Eppure io la farei proprio per quel motivo lì, Manuel. Sì, no, è che la vedo veramente che entri in una guerra all'ultimo sangue, capito come? Cosa che è diventata adesso, per esempio, le console portatili, capito? Loro adesso, se vogliono uscire veramente tra agosto e settembre con la console portatile, se l'avessero fatta due o tre anni fa, già, capito? Ma adesso ne hai visto quante ne sono uscite, te butti in un mare che la gente non ci capisce più niente. Sì, esatto. Ma senti, ma varrà qualcosa sto Top Mystery numero uno? Secondo me un euretto tutto, lo può valere. Beh, un euretto, secondo me vale. Un euro e 50 proprio. Dai, un euro e 50 ci sta. A meno che non c'è qualcosa di particolare, che ne so, che era una testata nuova, il primo l'hanno stampato di pochi. Allora, ragazzi, facciamo una sigletta. Eccolo qui, sta per partire. Allora, aspetta, la polemica. Vai. Allora, una pia l'acqua, una pia... Esatto, grazie. Allora, polemicona, ragazzi. È un discorso diverso quello di Microsoft. È uscita forse troppo presto per i tempi in cui erano. Polemica. PlayStation 5 Pro. Dopo il fagiolino tutto matto. Comunque, Vai. PlayStation 5 Pro, ragazzi, le caratteristiche di PlayStation 5 Pro chiaramente fa dai soliti pseudo liccate da un personaggio che di solito ci becca bene, che licca però bene. Chiaramente lui si è limitato a scrivere le caratteristiche e non ha detto andrà così
o andrà cos'ha. E soprattutto non ha detto né tanto meno del prezzo, ma non se ne parlerà neanche lontanamente, anche perché io sono convinto che... L'hanno già fatto, Maximiliano, l'hanno fatto qualche anno fa e sono dato un faccia al telefono di Commodore. Sono gli italiani che poi sono falliti. Scusami, Gaetano. Anche perché uscirà per me a un prezzo folle, ok? Ma soprattutto l'hardware che è uscito, ok? E visto che qualcuno... insomma, ne capiamo, qualcuno di noi ne capisce un pochino, ok, di informazioni, ma vi dico le cose più essenziali. Sti leak sono diventati a parola. Tom Warren, ok, che è quello che scrive su The Verge, su Insider Gaming, ok, sono fra i due siti più affidabili. Quando dicono qualcosa o si rimangiano velocemente la cosa, ma quantomeno non la sparano grossa come gli altri pseudo... insider di X, Twitter e chi che sia. Mm-hmm. Le caratteristiche sono abbastanza credibili fino a un certo punto. Poi a un certo punto iniziano a sparare delle cazzate assolute sulla GPU. Ok, giusto per farvi capire che succede, come faccio io a pensare di prendere una console attuale, ok, e portarla in una versione Pro, X, Power, come la volete chiamare. Se voglio mantenere lo stesso tipo principalmente di compatibilità, quindi voglio farci girare sulla stessa macchina gli stessi giochi che girano sulla PlayStation 5 e l'ipotetica PlayStation 5 Pro, non posso cambiare l'architettura, semplicemente perché costringerei gli sviluppatori, a meno che non abbiano intenzione di fare così, però tutto può essere, costringerei gli sviluppatori a sviluppare due versioni completamente diverse del gioco, ma non un'unica versione, poi l'adatto all'hardware più o meno potente, esattamente come succede attualmente con Xbox Series. Ho una versione che è la Series X, che è più potente, ma ho la stessa architettura su Series S, e che cosa faccio? Prendo lo stesso gioco e devo scendere dei compromessi tagliando semplicemente alcune feature grafiche o quantomeno gli FPS, però l'architettura e le librerie di gioco sono esattamente le stesse. Che succede? Basandosi su questa informazione, PlayStation 5 Pro non può essere con un'altra architettura, altrimenti non è compatibile con i giochi attuali. Fermo restando che poi c'è una cosa da dire sui giochi. Allora, hanno annunciato, e qui ragazzi c'è stato il mega polverone, perché PlayStation 5 Pro sarà una volta e mezzo più potente dell'attuale console, farà girare tutti i giochi a 4K 60 frame al secondo, perché userà una tecnologia di upscaling, come l'altra volta abbiamo parlato un pochino dei vari upscaling che si usano nel mondo del PC, ma in realtà le console già lo usano, anche se non sono dichiarate apertamente come il PC, che sono il DLSS, l'SFR di AMD e l'XSS di Intel. Ok, adesso ci sarà anche l'XSR di Microsoft. Buonanotte, sarà Babbo. Sarà integrato nelle Babbo, no. Di X. Benvenuto. Ah, c'era anche Babbo. Ciao Babbo. E Sony invece avrà il suo, quello che voi che stanno chiamando per ora sempre a livello di sviluppatori, chiamato Spectral Super Resolution, ma non è altro che quella cosa lì. La macchina non mi ci arriva graficamente a farmi vedere il gioco a risoluzione più alta, renderizzo una risoluzione più bassa e con delle feature faccio in modo di fare un upscaling prettamente visivo e non realmente di rendering vero e proprio. Ok, vi sparo le due o tre caratteristiche e chi se ne intende un po' mi dica la sua. Allora, la CPU verrà upgradata a 3.85 GHz con un upgrade di circa il 10%. Poi ci saranno delle frequenze diverse, ma ne parliamo dopo. Hanno detto che ci sarà un audio maggiorato del 35%, ma insomma si parla solo di feature veramente dell'audio, quindi avrò posizionamenti diversi, non potrò avere miglioramenti in gaming così tangibili. La GPU, che è quella che fa il lavoro sporco, renderizzerà il 45% più veloce della PlayStation 5. E qui, ragazzi, iniziano quei super numeroni bellissimi che ci piace leggere.
ok, che diciamo ai fan piace leggere. Il ray tracing sarà dalle 2 alle 3 volte, cioè sarà un X2 e un X3, quindi il raddoppio addirittura 3 volte tanto le potenzialità in X in ray tracing, e in alcuni casi addirittura 4 volte tanto. I teraflops diventano 33.5. Hai tu i teraflops, voglio... Manuel? Stai bene? Io no, l'ho finito, devo andare in farmacia domani. Infatti, perché io l'ho preso stamattina. Niente, 5. Che cosa sono i teraflops? Sono il valore numerico di calcolo di un processore. Ve la dico, non è così la definizione corretta, la faccio in maniera molto molto semplice per cercare di farla capire un po' a tutti. Ok? A che cosa servono? Tecnicamente, quando un processore... è un po' diversa la questione. Quando un processore fa un processore, o comunque tutta una serie di processori fanno una serie di calcoli, generano un numero di flops. Sono la quantità di calcoli che può fare, la quantità di dati che può fare un processore. Che cosa significa letteralmente? Cioè, praticamente, che fanno sti teraflops? Non è che vanno a fare la spesa e ci danno la grafica. Letteralmente sono il numero di informazioni che generano un processore, e poi scheda video, RAM e processore interpreteranno e ci faranno vedere quello che vediamo su schermo. Ma praticamente sono tutte demo, Andy. Non sono però sintomo della qualità grafica. Quindi sarà secondo voi, o anche secondo me, ma io ci arrivo, aspetto quello che mi dite voi, sarà veramente così? Quanto vi aspettate che possa essere potente PlayStation 5 in base alle indicazioni che hanno fatto, e soprattutto quanto costerà? E poi i giochi costeranno uguale? Perché io vi voglio ricordare che PlayStation Sony ha fatto pagare un obolo di 10 euro per il passaggio dallo stesso gioco da PlayStation 4 a PlayStation 5. L'ultimo gioco che aveva l'upgrade gratuito, quindi se compravi la PlayStation 4, se compravi la versione PlayStation 4, avevi il gioco già aggiornato in versione PlayStation 5, è stato Horizon. GT, Gran Turismo, God of War, mi sembra in realtà anche Last of Us, c'ha un obolo di 10 euro. Adesso... Guarda, secondo me ti ha risposto Dark Obscure. Sì, pure secondo me. Marcello. Ciao Marcello. Una nuova produzione di Game Gear, secondo me la venderebbero tutta. Sony Game Gear. Sì. No, Sega Game Gear, assolutamente, venderebbero tutta. Lo so. Però Sony Game Gear mi piaceva. Dai, guarda, dimmi la vostra. Allora, no, io per risponderti mi prendo un paio d'anni, perché non ho capito una parola di quello che hai detto, quindi mi prendo un paio d'anni per studiare e poi... Secondo me faranno come PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. I giochi secondo me costeranno uguale, perché comunque è all'interno, non è PlayStation 6, chiamiamola così. Mm-hmm. E non ci sarà questo enorme incremento. Ci sarà, perché io pure quando avevo la PlayStation 4 normale mi regalarono la Pro. Il mio occhio non vedeva la differenza. La differenza la vedevo quando facevo partire lo stesso gioco e la PlayStation Pro me lo caricava e cominciavo a giocare, e invece la PlayStation normale stavo ancora al menu, quindi i tempi di caricamento della Pro erano notevolmente più bassi. Su alcuni giochi sviluppati dopo che è uscita la PlayStation 4 Pro la differenza la vedevi. Quelli sviluppati prima, la differenza ovviamente non la vedevi. Ciao Costantino. Ciao Costa. Io l'ho notato. Io avendo la 4 e la Pro, perché ho sia la 4, la Pro e anche la Slim, io l'ho notato in tutte e tre le differenze giocando con Cyberpunk nella 4, quindi la FAT, che ancora ce l'ho, quella da 500 giga, e tuttora ancora mi funziona alla grande. Cyberpunk andava malissimo. L'ho provato con la Slim e lì un pochettino, non ti dica assai, andava rispetto alla FAT, ma siamo sempre... Il mondo no, Maximiliano, ma Sony diverso. Sì. Sulla Pro era tutto diverso, sulla Pro. Sulla Pro mi andava
era un macigno benissimo. Poi tra l'altro l'ho messo pure su PC, perché avendo anche un PC, però ho visto la differenza sia tra la 4 che la Pro, cambia un po'. Ok, però vi faccio una domanda. Quando voi avete parlato avete fatto la differenza fra PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro, ma ve lo ricordate il prezzo quando è uscita la PlayStation 4 Pro? Oppure vi ricordate cosa è successo in quel periodo? Ricordo solo che si è abbassato parecchio, perché sì, la 4 okay. Pro costò quasi come la 4 al lancio. Ok, che è quello che ho detto, ma io quando abbiamo parlato di questa cosa due mesi fa, io ho detto che secondo me non c'è il prezzo esagerato, perché costerà come la 5 quando è uscita, e la 5 scende. No, costerà 50 euro di più della 5 quando è uscita. Secondo te una cifra euro. Secondo me 5,50 per me 5,49 anche secondo me. Quindi voi considerate che se veramente dovesse uscire questo Natale, anche quello si è vocifato che potrebbe uscire questo Natale, l'attuale console, che comunque non ha ricevuto nessun taglio di prezzo, ma in realtà ha ricevuto un aumento di prezzo, ve lo vorrei ricordare, l'anno scorso. Perché stanno da qui all'autunno, cerchiamo di tirare su più soldi possibili prima che esce la Pro e dobbiamo abbassare il prezzo. Ok. Quindi voi dite che Sony abbasserà il prezzo dell'attuale console e metterà $550 o €550. Io sono quasi Giuseppe, te l'ho mandato il link. Ce lo diremo, secondo me addirittura faranno tipo una specie tipo di campagna a 5,89 col gioco. Perché poi la Sony non ha mai dei prezzi netti. Io ha sempre questi prezzi di merda, tipo 529 euro con un gioco. Cioè, ha dei prezzi non sì, c'è, è vero. Cioè, quei prezzi che ci vogliono un quarto d'ora dei calcoli per capire quanto costa la console. $550 secchi. Sì. Chiusi. Sì. Questo è in Europa. Giuseppe ha detto che secondo lui 6,49. Io sono più d'accordo con lui. No, troppo. Sì, vabbè, io anche se costa 6,50, 6,80 la prendo lo stesso se uscirà la Pro. Quanto Giovanni, scusa, non ho capito. Dico, se costerà pure 6,40, 6,50, dipende, anche o liscia o in bundle. Cassata, tu come la prendi, Manuel? Cassata? Perché se, sì. Se la Pro mi dà qualche vantaggio in più rispetto alla 5, che magari cambia qualche cosa in più, magari un aumento del 40%, 50%. Ah, e allora magari la prossima volta, Giuseppe. Della 5, allora la prendo. Ma sicuramente anche per chi ha possessore di PS5, e uscirà la Pro, io penso che anche se avranno PS5, secondo me compreranno pure la Pro. Poi non lo so, magari vi posso dire una cosa, chi non può. E diccela via. Ora uno prende la PlayStation Pro, no? E poi ci mette, scusate, sono stanco, infatti durerò poco adesso, non so se poi ci mette sopra Final Fantasy 7, no? E come dovrebbe giocare, a che risoluzione dovrebbe giocare poi? Quindi a performance o in teoria, allora, io faccio un'analisi più tecnica, ok? Per quanto ne ho conoscenza. Se parliamo di architettura, l'architettura attuale della console, che poi è la stessa che condivide Xbox, quindi non ci aspettiamo miracoli, se non l'ottimizzazione via software. L'architettura attuale non può permettere di portare quel gioco a chissà quale livello. Ci sarà comunque un upscaling, cioè come lo è attualmente. Allora, il problema è questo. Non vorrei che Sony ne uscisse con una console leggermente superiore come è stato per PlayStation 4 Pro. Ragazzi, che voi ne potete credere, ma la maggior parte dei giochi usciti con performance migliori su PlayStation 4 Pro erano volutamente castrati sulla versione PlayStation 4 base. Volutamente castrati. Perché la versione PlayStation 4 base ha dimostrato, è sempre il discorso, noi vogliamo ottenere il meglio, ma soprattutto gli sviluppatori vogliono ottenere i soldi subito e non ci lavorano sopra. Il miglioramento... Ragazzi, dimmi. È come quando hanno fatto la versione della Wii Mini, che la scheda è la solita della Wii, hanno tolto delle parti... Allora, secondo solo, ragazzi, gli ho mandato il link... che ci ha chiesto se poteva entrare, e faccio entrare Giuseppe. Ciao Giuseppe. Buonasera. Ciao Giuseppe. Buonasera. Ciao Giuseppe. Ciao. Allora,
Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Giuseppe. La Sony ti ha fatto del male, falle causa. Mi ha fatto del male la Sony, ragazzi, la Sony. Io ho il dente avvelenato con Sony per un motivo. Però Sony... lo mascheri benissimo. No, ce l'ho a morte, assolutamente. Ce l'ho a morte con Sony perché la Sony è quella che sta attualmente, in questo momento, rovinando il gaming. Un po' per le stronzate delle sue fottute esclusive, ok? E chiaro che quest'anno non ci sono esclusive, quindi per me sta fottendo il mercato per quella cosa, un po' per la politica simile Apple che sta avendo. Perché se per caso, guarda, sono contento che Microsoft abbia smentito il fatto di non uscire dal mondo delle console, che ha dichiarato che sta costruendo dell'altro hardware, quindi non ci siamo, almeno sono un po' più tranquillo, anche se tutto può succedere. Ragazzi, se Sony fosse l'unica sul mercato, farebbe da sola la console. E lasciamo stare Nintendo. Nintendo è una cosa a parte, lavora a suo modo, quindi ha tutto un suo ragionamento e ha tutti i suoi giochi. Sony sarebbe veramente la rovina del gaming moderno. E lasciamo perdere il discorso del retro gaming, che è anche ancora un'altra cosa a parte. Se Sony fosse sola sul mercato, si permetterebbe di aumentare i prezzi così come ha fatto in questa generazione. Però questo credo qualunque azienda del mondo, in qualunque campo, se fosse leader del mercato, sola sul certamente mercato. Certamente forse lo potrebbe fare anche Microsoft, non che io stia dicendo ma Microsoft sarebbe la buona samaritana. No, questo è chiaro. Però il problema è che attualmente io sono un utente PlayStation, sono un utente Xbox, ma come posso dire che Sony nelle ultime generazioni sta bravo, grazie. Posso dirti una cosa? Sì, ma provo perfettamente, ragazzi. Però c'è da dire una cosa: abbiamo un outsider in questo momento, che è, a parte il retro gaming, che è Apple, che sta lavorando segretamente con AMD per portare un qualcosa di nuovo. Non ha ancora trovato il bandolo della matassa, senso che tu, Giuseppe, sei entrato per far infartare Gaetano, praticamente. No, ma non ci credo, allora, io mi occupo di hardware, mi presento brevemente. Mi occupo di hardware e anche di retro hardware, quindi lo faccio per docenza e lo faccio per tutta una serie di cose. Però, vedendo il dev kit di Apple, che perché l'avete fatto entrare? AMD, ho paura anch'io, perché io sono stato utente PlayStation da... Praticamente ho PlayStation 1, 2, 3... 4 Pro, 5 non ne ho. Bravo. E sono molto deluso da Sony personalmente, cioè da comprati il DLC, comprati l'upgrade kit, comprati questo, i joypad non funzionano, ti spreme, le caratteristiche ti spreme. È bellissimo che sembra che si rivolga proprio a lui, guarda, verso l'alto. Da un punto di vista esatto. No, a parte, ragazzi, davvero, io sono entrato, mi fa piacere comunque essere entrato, darvi anche una parte hardware, ma una parte hardware non di fanboy, dirvi tecnicamente quello che sta accadendo. Però avendo visto i dev kit di Apple Vision Pro e quello che hanno rubato, hanno preso il kit gratuito di AMD e l'hanno portato su Apple Vision Pro, ho paura che questa trasformazione lenta e graduale diventi un qualcosa di reale, di concreto, così come nel 2007 è diventato l'iPhone, che poi è diventato il processore M1, che attualmente è un processore che sul mercato è outsider, ma sta dando delle botte incredibili a Intel e AMD. AMD sul gaming ormai dice, io le console sono tutte mie, sono a posto. Però per esempio, scusa Giuseppe, perché hai detto i controller di PlayStation non funzionano? Perché sulla costruzione tecnica meccanica hanno peggiorato tante cose, cosa che già tanti pensa che mio figlio dice che quelli di Xbox fanno schifo e quelli di PlayStation sono eccezionali. Quelli di PlayStation si rompono, ti rimane incastrato a destra. Allora, con l'Xbox io ogni 6 mesi cambio un controller. Mio figlio dice che c'ha quelli della A4, sono gli stessi di quando l'ha comprata, non gli hanno mai dato un problema. Io direi che rimangono quelli della 3. Quelli della 3 erano infatti bene, secondo me. Sì. Io vi dico da un'esperienza personale più tecnica, cioè nel senso, clienti che portano 40-50 controller presso un collega a ripararli, sono 50 controller PlayStation 5, 35 controller PlayStation 4 e 400 uguale. Switch. Vabbè. Switch. Okay, Switch. E Xbox quanti, Giuseppe? Xbox sarà un 5%. Lo sai perché, secondo me? Perché quelli di Xbox buttano proprio.
non riparano nemmeno. Sì, perché io gli c'ho uno scatolone, ce n'ho. Non ho mai portati a riparare, io li ricompro. Ma con il discorso drift? No, perché praticamente cammina da solo il personaggio. Sì, il drifting. Esatto. Ma quello... Però ti posso dire, lasciando stare le tecnologie nuove che per me, io dopo il 2015, per me sono morti un po' tutti, la parte gaming, tutti. Hardware, eccetera, sono un po' particolare da questo punto di vista. Però ti dico, proprio da un punto di vista di noi videogiocatori a tutto tondo, che non è che prendiamo un gioco e lo lanciamo dopo un minuto di gioco, cioè vogliamo appassionarci ai giochi, che penso che siano un po' tutti, credo che si stia peggiorando un po' il focus. Il controller è subito fa il drift, oppure subito devi comprarti il DLC del gioco, subito il gioco non funziona, è fallato, al day one non funziona l'aggiornamento, e il gioco non ha contenuti, il gioco quello un po' tutti, cioè tutto, sì. Come diceva giustamente, perdonami il nome perché non mi ricordo il tuo nome, Gaetano. Gaetano. Si chiama come mio padre praticamente. Il problema principale, quindi occhio. Ciao, okay. Raff. Gaetano, il problema principale è qua, si sta perdendo il focus dell'intrattenimento. Sony, per me, delusione totale. Ripeto, io non ho la 5, ho la 4. Ciao, Raff, buonanotte. Buonanotte. Per rispondere a, se non sbaglio, chi era? Giovanni che mi diceva il discorso che aveva la 4 Slim di Cyberpunk, sì, no? Sì, che diceva prima quando l'ho preso in live. In realtà, ragazzi, la PS4 Pro con l'SSD, quindi montando un SSD di qualità, per molti aspetti è molto simile alla PlayStation, cioè non è molto diverso dalla PlayStation 5 in modalità upscaling full HD, perché 4K io lo sfrutti, ma fino a un certo punto, ok? Quindi ha perfettamente ragione, però io avrei paura anche degli outsider, quindi avrei paura di AMD con l'intelligenza artificiale, di Nvidia che vorrebbe creare un universo suo di gaming, però ancora è ferma proprio a tecnologie vecchie, con il cloud gaming per me GeForce Now ha toppato alla grande, quindi cioè si sono sempre questi outsider, bisogna avere paura. A cercare di capirlo pure io, Michele. È quello. GeForce Now no. No, mi dispiace, non sono d'accordo. Io l'ho provato, ho fatto tutto Cyberpunk su GeForce Now. Sì, però quante persone effettivamente l'hanno utilizzato? Come pubblicità, dici. Bellissimo, hanno sbagliato la campagna, che è diverso, però il prodotto è ottimo. Sì, il prodotto è qualitativo. Sì, me ragazzi, il prodotto migliore del settore era Stadia. Tutta la parte commerciale, se no Stadia spaccava le gambe a tutti. Sì. A tutti. Stadia aveva un margine di miglioramento a livello di prestazioni assoluto, ma come tutte gli errori che fa Google, quando sbaglia la parte commerciale, non è che dice, oh aspetta, abbiamo sbagliato, correggiamo il tiro e riusciamo a mettere in ordine la cosa. No, chiudiamo, che facciamo prima? Però questa è la politica di Google, fa così. A Cupertino si ragiona in questa maniera. Stadia prometteva veramente bene. Se avessero superato quello scoglio di aver sbagliato la parte iniziale di commercializzazione, avessero sistemato il tiro commercialmente parlando, perché comunque Gaetano parlava di Google e ha detto a Cupertino, e vedi che non gliela fa. Ah, è vero, è la cattiveria. Comunque, prima Gaetano diceva, no, che Sony ha fallato un po', nel senso, dovrebbe prendere il primato se fosse l'unica, no? Ma in realtà, quelli secondo me che sono veramente forti non è né Sony né Xbox. Cioè, alla fine, se state a vedere, nemmeno Microsoft, perché, cioè, come Windows, dico io. Come ha detto Giuseppe, ha detto Apple è una cosa a parte, ed Apple la paragono a Nintendo. Ragazzi, Nintendo, lascia stare la console Switch, che... Però, ragazzi, Apple e Nintendo possono esserci tutti quelli che volete intorno. Sono sempre Apple e Nintendo, e vanno avanti per la loro strada. Hanno una politica loro, e tengono sempre quella lì, fine. Non si muovono di una virgola, se te vuoi stare con loro è quello lì, e loro fanno la potenza. Invece Sony, ogni volta, per dire, cambia. Fa prima una cosa, poi ne fa un'altra, poi cambia il piano di abbonamento, li cambia in 3, in 4 volte, si torna indietro. È tutto così. Invece
Nintendo è nata e va avanti così, e tutti hanno avuto paura, infatti ha fatto fuori quelli che c'erano, poi Sony ha resistito, Xbox è dovuta evolvere per contrastare... Ciao queste... Elisa, buonanotte. Ciao anche Elisa, perché... buonanotte. Con il Game Pass poi ha fatto tutto, però secondo me dire che uscirà un altro hardware, l'hardware che uscirà di Xbox, secondo me non sarà una console, secondo me assolutamente no, secondo me sarà un apparecchio per lo streaming in casa. No, no, per me sarà una console. No, hanno mezzo detto per... di nuovo secondo anche me. Lì la X Pro, la Series X Pro. Ma vedi, no, secondo me... Sì, ma non ha senso. Tutte queste Pro, tutti questi upgrade, loro c'hanno già 6 di PlayStation. Ma, loro c'hanno già, ma è ovvio che se domani se aspetti e tiri fuori la 6, hai venduto un'altra 6 generazione. Se fai la 5 Pro, hai già venduto 2 generazioni nello stesso anno in cui potevi, in un anno e mezzo, dove avresti venduto una generazione. Capito? È come tutti gli anni quando cambi il cellulare, che sia Samsung o che sia Apple, non è che tutti gli anni te lo stravolgono, però ogni anno modificano una cosetta e ti vendono il cellulare nuovo. Ma sai che se uscisse per caso la PSP nuova? Fa un botto tu sei convinto che una portatile di Sony sarebbe successo? Però la vita non mi sembra che abbia spaccato il mercato, però la vita è andata è andata malissimo, è andata vita, di merda assolutamente. Ma la vita ha fatto la fine della Wii U. Ok, esatto. E quindi la vita solo in Giappone, come posso e la Wii U è la Wii U, lo dico sempre, è la console che secondo me è migliore che hanno fatto in quell'anno lì. La New è questa, la novità è stata questa. Sì, esatto. Sì. La Wii U è stato un aggiornamento, non sì. Ben detto che sia stata la novità. La Switch è la novità. La Wii U un flop, ma guarda che meritava di più. Anche il allora, non è, di allora, più. Non, non, questo Piero, però lo potresti dire tranquillamente anche di... lo potrei dire anche tranquillamente del PlayStation VR 2, meritava di più, è un hardware della Madonna, è fatto bene, è supporto, e perché, sembrerebbe sia saltata fuori che addirittura, se non addirittura bloccato, tutto, hanno bloccato la produzione in sospesa. Sì, l'ho letto. Sì. Tu veramente pensi che se Sony fa una PlayStation vita, non c'è supporto. Non c'hai supporto uno, e poi quanto lo costa? Sì, a parte quello. E tu pensi che Sony, Sony ha avuto, mettiamo, analizziamo un attimo il mercato attuale. Sony ha avuto un successo relativamente, però non sappiamo di che numeri stiamo parlando, quindi non sappiamo dei margini che ha, anche se hanno affermato più volte che stanno marginando di merda, perché non sanno fare i conti, perché a questo punto penso che sia questo. Come può un'azienda come Sony dice, ok signori, facciamo una nuova PlayStation portatile, ok, Vita, PlayStation Portable, chiamala come diavolo ti pare, ok, nonostante il successo della Portal, stanno vendendo le Portal, che poi sono quantomeno convinto che non stia vendendo benissimo, ok, e poi dico, ok, io faccio la PlayStation Vita, e cosa devo fare? Devo convincere innanzitutto tutti i miei team di sviluppo a supportarla, e cosa che con l'attuale PSVR non c'è stato, e poi devo convincere anche gli sviluppatori terzi. La vita poi secondo me era bellissima, poi non c'è avuto successo, ma a me piaceva. Ma perché non è stata supportata né da PlayStation, però né secondo da me è bellissima. Vabbè, dopo che sia comoda e ottima per far girare il RetroArch e così via, sicuramente l'hardware è notevolissimo, ragazzi. Se Sony ha quella cazzo di politica di merda, ok, vorrebbe fare la Apple della situazione, ma non lo può fare, perché mentre Apple ha una fanbase che gli vendi anche la cacca con Apple sopra, la vendi a $100, ok, Sony non lo può fare, perché Sony l'ha potuto fare adesso. Ha potuto fare un discorso, aumento il prezzo, nonostante la console sia diminuita come materiali, abbia abbassato il processo produttivo, quindi la console dovrebbe essere fisiologicamente a un prezzo inferiore. Perché non mi venite a dire che Sony abbia fatto la versione aggiornata, la Slim, ok? E poi faccia costare, e poi mi dice no, ma mi è costata di più. Ma chi ci vuole credere? Ci vogliamo credere come utenti, perché vogliamo comprare comunque la versione nuova di PlayStation? Benissimo.
ma tecnicamente non è così. Lo sapete anche voi che Sony costa, la PlayStation nuova costa di meno, sia come sistema di raffreddamento, sia come tecnologia ridotta, perché è stato così dichiarato. Poi che non abbiano marginato male sulla prima uscita, può essere pure che abbiano fatto uscire la console a costo d'acquisto o comunque senza guadagnarci nulla su. Sulla PlayStation, sì, su PlayStation VR hanno fatto probabilmente la stessa cosa, ma poi non supporti Costanti. Il tuo... Allora, il problema, Gaetano, tuo... è che Sony ha sbagliato tutto quello che c'era da sbagliare sul marchio Sony, al di fuori anche di PlayStation. Cioè, se tu parli di 20-30 anni fa, quando era il prodotto... sai, mi compro la radio... Scusa, Max, è vero, hai ragione. Mi compro una cosa, mi compro il televisore, mi compro un impianto stereo e dicevi, mi compro quello. Trinitron, il televisore è il Trinitron. Ma anche l'impianto stereo, ma anche un Walkman. Quando aspiravi al top, dicevi, vabbè, è Sony, mi compro un Sony. Sony era sinonimo, certo, di qualunque cosa di qualità. Oggi come oggi, i televisori costano ugualmente un botto, ma in casa del 90% delle persone c'è Samsung. Capito? Purtroppo quindi sì. E Sony ha perso se tu compri i pannelli sono stereo, Toshiba? LG. Sony, questo lo so io. Sony sono tre produttori. Hanno LG, Samsung e AWO. Invece Samsung cosa c'ha? Samsung c'ha, quest'anno usciranno ad ottobre Sharp, tutti LG. Okay. Tutti i pannelli LG, esatto, OLED. Grazie. LCD è proprietario, più quelli che fanno i romani economici che non si sa dove li fanno. Ok. Però sì, per dire che si è rovinato con si è deprezzato il marchio Sony, che 30 anni fa Sony era eccellenza in tantissimo, tutto. Capito? Ma sì, oggi come Sony, oggi, se tu dovessi comprare un impianto stereo, compreresti Sony? Un impianto stereo per prenderesti casa? Bose. Sì, o prenderesti, che ne so, o a pezzi se Sonos, prenderesti Sonos. Onkyo, Sonos. Denon. Okay, va bene. Però io se io mi ricordo che 15 anni fa o 20 anni fa io avrei fatto carte false per comprarmi un portatile, il Sony Vaio. Ragazzi, era il top, tutto ha perso, Gaetano, su tutto ha perso. Sony ha perso su tutto. Ti posso dire però una cosa per rispondere a Costantino? In realtà Sony, ultimamente, ragazzi, per me la console che è stata la chiusura di un ciclo durato tre generazioni, per me è con la 3. Sì, sì. Con la 3 poi si è poi persa. Perché quella benedetto Xbox Game Pass, Sony sempre corsa dietro. Sony aveva una sola cosa buona. Le esclusive, i giochi che uscivano con una storia, con un team dietro, e anche quello è morto pure quello. Perché ha licenziato dipendenti, perché però lo sai che dice Joe, ma Sony forse si è ridotto il gap. No, non si è ridotto il gap, perché secondo me Sony qualitativamente fa ancora degli ottimi prodotti d'eccellenza. Non è riuscita a fare quel lavoro che diceva Gaetano, che hanno fatto Nintendo e Apple. Cioè, non è una questione di qualità, è una questione di fedeltà, di affezione del pubblico al tuo marchio. Cioè, a parte la PlayStation, in alcuni paesi non c'è gente che dice io di quella cosa io uso solo Sony. No, capito? È quello che non sono riusciti a fare. Hanno perso. Allora, vi faccio un altro esempio completamente fuori da tutti i discorsi. Nespresso. Nespresso c'ha il miglior caffè sul mercato? No. Non lo so, non sono intenditore di caffè. È buono, ma sicuramente non è il mio. Forse Illy, secondo me, è nettamente superiore. Però se entri nel circuito, se entri cliente Nespresso, entri in quel modo di pensare, e le tazzine, il coso, e i tubi, e l'abbonamento, e il coso, poi non esci più. L'ecosistema. Capito? Allora tu, se si rompe una... è un'altra cosa che fa la differenza. Si chiama fidelizzazione. Esatto. Proprio. Allora, mio padre gli si è rotta la macchina. La mattina dopo, a mezzogiorno, quello è arrivato, gli ha portato una macchina. Si è preso la sua... gli ha dato quella in sostituzione, dopo una settimana gli ha riportato la sua e si è ripreso quella tutto gratis. Cioè, tu hai capito quanto conta questo? Tu ti compri una macchina lavazza, te si rompe, che ce fai? Andà a porti. Quelli li chiami, la mattina dopo quello viene con quella sostitutiva, ti porta questa, l'assistenza, è una cosa che Apple ha capito 10 anni fa, insieme a tanti altri. 20. Però... quando io dico, perché prova poi l'iPhone... Prova a chiamare Sony. Appunto,
quando Apple, quando dicono l'iPhone, l'iPhone ha anche sbancato, perché io mi ricordo che finché ce l'hanno fatta, perché poi i numeri sono diventati insostenibili, tu andavi a uno nuovo e ne davano andavi all'Apple Store, tu dici guarda non mi funziona, quello dice ecco te ne un altro, e te ne andavi. Sì, sì, è vero. Oh, ma chi, ragazzi, ma chi lo faceva? Sony ha intelefonata, lega l'evidenza che in Europa ci sia 2 anni di garanzia. Sony dice sul joypad e sulla console io ti do 1 anno, non voglio sapere cacchi, non vuoi, non accetti le mie condizioni, rivolgiti a un avvocato, risposta al telefono. È vero, quando dal canto su ok, va bene, io parteggio per Microsoft, ma dal canto di Microsoft problema con il joypad Elite, ok, comprato da Microsoft, quindi comprato sullo store ufficiale Microsoft, ma sapete cosa mi ha detto? Intanto lei mi prepara il pacchettino, le mando il corriere a ritirare il pacchetto, io gliela spedisco intanto uno nuovo. Come Apple. Sony il joypad ha 1 anno e 3 mesi di vita, il joypad con il drift, per me è in garanzia, c'ha 2 anni di garanzia, mi ha risposto questo al telefono. Ma vale per, me lo sono riparato, vale per Amazon, vale per Amazon. Me lo sono riparato con 30 euro, ho comprato i 2 drift con le UL, con UL Drive, ok, me lo sono riparato e il mio joypad funziona. Però il problema è che non gliene frega un cazzo, Gaeta, perché a me mi è successo quello con 2 iPhone, mi è successo 2 iPhone, cascati, uno è cascato nell'acqua, l'altro no, ma nell'acqua vuol dire 2 secondi, preso, tirato fuori, ok, era l'11 Pro, sufficiente per fare qualsiasi costo. I danni da liquido non vengono riparati, però te fanno vedere la pubblicità, perché te fanno vedere la pubblicità. Ma scusa, l'11 Pro non era già il T68? Sì. Sì, ma il problema qual è? È che dopo 6-7 mesi che il telefono lo usi, le guarnizioni che ci stanno attorno, che non so quali guarnizioni sono, se seccano, quindi il problema qual è? Che ti entra l'acqua dal microforellino e cosa succede? Che tapi in quel posto, perché, perché fondamentalmente la Apple c'è una pasticca dentro, c'è una nella garanzia dentro, che dice i danni da liquido non vengono presi in garanzia. Sì, però quello che diceva pure prima Piero, non è un prodotto, perché Maximilian dice sul caffè si può fare, non è una questione di caffè, di cosa, è una questione di fidelizzazione. Nel momento in cui tu hai preso il cliente, perché la gente dice io compro su Amazon, perché dice ma perché mi devo sta sbattere su un'altra piattaforma, che magari è pure meglio, ma io Amazon lo so come funziona, è casa, capito? E voglio dire, quello è il problema. Nel momento in cui porti il cliente a quello, poi fa tutte le cazzate che vuoi, capito? Quello è il problema. Al supermercato, però, visto che siamo sul tema Amazon dal 23 di marzo torneranno, si adegueranno a quello che è in comunità europea, il resi non si possono più fare entro 30 giorni, ma non su elettronica, videogiochi. C'hanno ragione, perché siamo una banda di stronzi. Esatto, e capito? Mi ci metto dentro anche perché siamo una madre di stronzi, perché compriamo la roba, la usiamo 15 giorni e poi la restituiamo. Siamo l'unico paese dove le piattaforme di streaming o di cose non ti fanno più il periodo di prova, perché la gente fa 30 mail, continua a fare email per i periodi di prova e non paga, capito? Non sfrutta il periodo di prova. Hanno solo Mario Rossi. Pure una cosa riguardo, che l'altra volta parlavate di Yuzu, del supporto dell'emulatore e tutto, stessa cosa. Io mi è capitato sulla Mezza e Catanzaro, stanno, da quello che mi hanno detto i ragazzi, che ovviamente ho buoni rapporti con Game, che ogni tanto compro dei vecchi giochi, ho anch'io anche delle vecchie console, anche se non le mie, per collezione, mi hanno detto che stanno facendo un qualcosa per cambiare le politiche del riacquisto, cioè della rivalutazione dei giochi usati Nintendo Switch. Lo so perché c'era un bambino che gli aveva portato una pila così di giochi Nintendo Switch, e a un certo punto l'ha detto, guarda, per il momento non possiamo ritirarli perché abbiamo avuto direttive temporanee, però per il momento non li ritiriamo. Adesso non so se era solo di Lamezia che avevano paura loro, però a quanto pare c'è un po' di terrore su questa cosa che è accaduta della copia di backup, non la copia, è legale, illegale, eccetera, eccetera. Arrivo subito, Però hanno avuto qualche direttiva, secondo me, dall'alto per non ritirare attualmente. Adesso non so se vale su tutti i GameStop, però a quanto pare stanno ricevendo delle direttive. Beh, sulla politica di Nintendo vieta in maniera assoluta di rifare la compravendita dell'usato. Ma lo sai perché, secondo me? Perché? È uscita qualcosa che potrebbe compromettere l'usato, sai, vero? Su la Mega Switch, sì. Sono entrato anche nel gruppo Telegram a vedere che cavolo stanno facendo, per curiosità. Hai capito? E,
e a un certo punto si è capito nulla, è dovuto uscire. È così, ma io l'ho detto, l'abbiamo fatto un video, l'abbiamo detto, se tu metti in allerta, io non posso rischiare di comprare un gioco a GameStop, metterlo sulla mia Switch e farmi bricare la Switch, ok, fammela bloccare, perché io ho comprato un gioco da GameStop legalmente, però è stato dampato da un altro e c'è la solita chiave di quell'altro. Sì. Perché? Perché? Quindi il mercato Switch è in pericolo assolutamente? Sì. Diciamo, allora, fino a un certo punto, perché io parlo da utente Nintendo da vecchia data, io sono nato 86, 89. In realtà io su Nintendo ho sempre visto, e non è mai cambiata questa cosa, i giochi che escono per Nintendo, le esclusive, sono dei giochi che io e mia moglie iniziamo e finiamo. Sono dei veri videogames. Ok. Cosa che purtroppo dalle altre parti non si trova. Steam, su PC, su Xbox, su PlayStation, anche le esclusive. Ultimamente, non sono d'accordo. Dipende. La maggior parte dei giochi Nintendo esclusive, faccio un esempio, li butto lì, Zelda, i vari Super Mario, l'esclusiva proprio Nintendo, sono giochi che inizi e finisci. Ci sono pochissimi giochi esclusive Xbox e PlayStation che si possono cominciare e finire. Ne conto pochi, conto un God of War, conto Final Fantasy, ma gli ultimi no, gli ultimi tre remake che hanno fatto, Rebirth, Undergrade, per me quelli è spazzatura, per esempio. Mo, non so voi, la dico pesante. No, non sono d'accordo, no. Perché se ci segui da un po', tu sai che io sono un amante degli indie, sì. E anche comunque delle esclusive delle console, sia PlayStation che Xbox, e ho iniziato e finito tutti i giochi che di solito inizio. A proposito, Mobius Machine ho finito, poi vi racconto. Io indie non ne ho mai fatti, quindi sono su quel fenomenale lato. Il finale, e anche adesso sto giocando a Control, lo porterò alla fine perché voglio vedere dove va a parare, come, così come mi sono piaciuti i giochi presenti di Remedy. Sì, ma questo film, però realtà, se tu sei un vecchio giocatore, sì. Cioè, se sei un giocatore che gli piace giocare un gioco e vedere dove va a finire, purtroppo i ragazzi di oggi fanno così. Ah, bello, sì. C'è Zelda, aspetta. No, non mi piace, lo riporto a GameStop. Hai capito? Funziona così. Loro vogliono tutto subito e immediato, vogliono vedere se il gioco va avanti. Di quello io ne sono consapevole. Per me, ripeto, cioè, il gaming del ragazzino di oggi è il gaming da telefonino. Sì, quello che fa fare i soldi a parate, cioè, ragazzi, lo smart. Guarda quanti ne streamano. Guarda quanti ne streamano, che streamano tutti i giochi da Clash of Clans, Clash Royale, capite? Il 61% del gaming è quello. Sì, ma cioè, io vorrei solo sottolineare il messaggio di Max. Siamo noi, ragazzi. Bravo Max. Bravo Max. Vai, sono d'accordo. Bravo, è benissimo, però purtroppo è quello che muove il mercato, è quello che muove Costa Rica. Nessuno finisce il gioco col Game Pass, perché è lo stesso discorso che ho fatto più di una volta con la musica in streaming. Quando tu la stai sentendo in streaming con l'abbonamento, mentre stai a metà di una canzone, te ne viene in mente un'altra e dici passi all'altra, alla fine hai sentito 20 mezze canzoni. Quello è il discorso. Però vedi, anche su questo, sul commento storico, io sono comunque poco d'accordo, cioè io comunque col Game Pass, anzi, la comunità del Game Pass per me è quello però di poter provare. Però tu l'hai detto che sei una nicchia, Gaetano. Ma ho capito. Con la N, anche con la minchia va benissimo. Allora, perché ho un servizio così comodo come il Game Pass o anche PlayStation Plus, che c'ha anche tutti i giochi vecchi? Io oggi, giocatore nuovo PlayStation, mi faccio l'abbonamento, quello più completo, e ho accesso, a voi piace il retro gaming, su PlayStation avete accesso a tutti i giochi. Ha comunque una buona fetta di giochi di PlayStation 1, PlayStation 2 e quanto altro. Ok, perché non posso prendere il gioco? Mi scarico il mio giochino o me lo gioco sul cloud? Perché non posso provarlo? Magari dopo 2 ore, quel gioco non mi piace perché non fa per me. Però ho la possibilità di poter provarlo il gioco, provarlo in maniera... Ma è ovvio, ma il Game Pass non è in discussione. Sì, ci sta pure. Ma il ragazzino però... di oggi, non penso che ti vada a giocare a un gioco PlayStation 1. No, cioè, non lo guardo.
No. Se tu prendi per esempio un gioco che a me piace, perché io sono nato in quell'epoca dell'era Mega Drive PS1, io ti dico per esempio Ape Escape è, per me sì. è il gioco bellissimo. Sì. Però se tu Parappa the Rapper, ti dici Parappa the Rapper, ancora beh, raga, però dico, se tu glielo dai al ragazzino, è normale che ti dice ma che gioco è, cioè fa schifo, cioè quello gli dai, basta che gli dai Warzone, lontano Fortnite, quello che focus. Secondo me è un po' lontano da fuoco. Allora, qua i giochi sono divisi in due. Giochi online, giochi... bravo, bravo parte. Mirko. Quelli che Rocket League, macchina da 50 euro della skin, la compri. Ah. E quella è una, come dicono... Un gioco di da 60, game, da telefonino. 80% da online, Fortnite, Call of Duty, che esce ogni due mesi, non so quante volte esce. E poi c'è una parte nostra. Quando è uscito Tomb Raider Remastered, ragazzi, io l'ho acquistato subito. L'ho acquistato però in digitale, perché volevo giocarci subito. Cioè, adesso so che c'è l'edizione digitale. Mirko, segui Sentinel su TikTok, ne vale la pena. Scusate, è solo in digitale comunque, non penso che ci sia... Sì, ma è uscita la fisica. È uscita pure la fisica. Ah, ok, allora. Sì. Okay. Il discorso qual è? È che una fetta molto più ristretta di persone che conoscono quel gioco. Io ho visto, perché l'ho visto, amici e cuginetti, che l'hanno praticamente, l'hanno provato, l'hanno visto da me, hanno detto ma che noia è sto gioco? Ah, ma non c'è niente. Cioè, ma non c'è niente. Volevo farti una domanda, Giuseppe, se era possibile. Perché vai, Giovanni. Mi avevi fatto storcere un po' il naso. Quando tu hai detto, ovviamente, che magari forse tu hai parlato di Final Fantasy, Rebirth e quant'altro, hai detto, per me sono spazzatura. Cioè, spazzatura intendi remake? Non ti piacciono i remake? No. L'idea di prendere una vecchia idea e di o fare remastered o remake o non lo so, o facciamo, rimessettiamo la storia. Ma se ovviamente ma se la mentalità non sanno ovviamente cosa fare, non escono nuovi IP. Abbiamo perso il controllo della chat comunque. Sì, ragazzi, Max è il numero uno stasera. Sì, è il Max forma, è il numero uno. Però, proprio... Giovanni, ti rispondo da utente diretto. Sì, dimmi Giuseppe. Io mi sono appassionato, ho pianto, ho fatto un gioco più di una volta, dei giochi anche molto vecchi. Faccio un esempio. Sì. Nel retro gaming, lasciamo stare, parliamo della new generation. PS1. The Witcher 3. Ah, The Witcher 3. Un Elder Scrolls Oblivion, un Skyrim. Ti faccio un esempio banale. Attualmente io adesso sto giocando qualche volta ad Elden Ring. Mm-hmm. E non mi piacciono i Souls, parto da un presupposto. Lo fanno è diverso il Elden Ring. È diverso. Non è un trailer del nuovo aggiornamento di Elden Ring. Sì, Elden 3. Io sono scarsissimo a giocare. Però il discorso qual è? Io sono un utente non medio, un utente che non gioca quasi mai, ok? Che sono appassionato alle vecchie glorie, ovviamente, PlayStation 1, 2, 3. Sono appassionato Mega Drive, Sega Master System, tutto come voi. Sono da questo, quando vedo i vostri giochi mi appassiono ovviamente, che poi rivedo il tutto, però con un piccolo però, che facendo configurazioni da gaming attualmente per dei clienti e anche parlandone di tecnologia, ho notato che c'è una piccola parte di persone che era un 40%, adesso è diventato un 2%, di persone che acquistavano i giochi al day one perché si appassionavano alla storia, all'esclusiva di PlayStation, di Xbox, di Nintendo e quant'altro. E adesso, nella maggior parte dei casi, come diceva Piero, prendono il gioco, giocano un paio d'ore, poi prendono e lo rendono, perché sono annoiati loro stessi, perché non c'è più una copertura intorno. Ecco, io gli indie non ci ho mai giocato, ok? Non so nemmeno come sono fatti. Però non li critico. Io critico, per esempio, un'idea di refresciare, di riprendere Final Fantasy VII, una storia mega galattica, un gioco che per me è un colossal, ma su PlayStation 1, ma su l'ho giocato su PlayStation 4, il remake, il primo episodio, e ho giocato qualcosina all'Intergrade, non so il Rebirth, non l'ho mai fatto. No, però per me è prendere qualcosa di esternarlo talmente e tanto che può piacere, ma finisce lì. Sì, e pensa che ci sono quelli che sono i cacciatori di trofei che vanno per prendere il platino, quindi devono fare il gioco la seconda volta, devono prendere tutte le tutte Final le Fantasy cose, 7 comunque ragazzi è diventato un brand Elden Ring se ne è accorto subito, Manuel se ne è accorto subito. Cure and radiant he wields love to shrive clean the hearts of men.
che meraviglia. Ma io lo sapevo, che io sapevo che quella mano lì prima o poi cantava. Eh già. Io lo sapevo, quella mano lì si incentrava. Tra l'altro su Xbox a 60 euro potete prendere Elden Ring. E... sì, ma tanto poi ti dicono quando esce. No, c'è la data, mi sembra. No? No. Il trailer? No. No? No, non mi ricordo. Ho visto altro ieri. Lo devo rigiocare. Dark Souls. Io ho Lord sempre amato Dark Souls. Avrò sempre Dark Souls. Lord of your fellows. Non ti chiamo. Questo è veramente bello, ragazzi. Ah, vabbè, carità, però... ti direi che anche la storia è bella, ma è bellissima la storia. È il problema che è trovarla. Anche Blocco, fa sempre anche Blocco. Sono troppo piccoli i boss, secondo me. Sì. Lo danno fa più grandi. Cazzo. 1 giugno. Mother. C'è solo il figlio di Malenia. Sì, vabbè, ho legato una storia un po' parallela, perché Malenia è stato il miglior extra, la zona extra di videogiochi dell'attuale negli ultimi 10 anni. Perché si può anche saltare quella parte, però credo che pochi hanno questo tipo di ambientazione, rapporto qualità longevità. Ad esempio, vedete quella lì era Radagon, così Radagon. Comunque sono passati 2 anni. Ma ecco, ora voglio dirti una cosa. Cioè, non è invecchiato per niente. Allora, questo data? Niente. Aspetta. No, è 21 giugno, ve lo dico io. Sì. C'è sul sito. Sì, il pre-order c'è. Allora, sarebbe da giocare, ma... perché hanno spostato il gioco... il Souls italiano a 15 giorni dopo per non scontrarsi con il The Ring. Sì, esatto, sì, il gioco italiano, sì. Il gioco italiano Souls l'hanno spostato per appunto... che a me non frega né uno né l'altro, poi la storia può essere eccezionale, non metto in dubbio, però... molto intrigata e molto bella. I signori di From, ok, fanno un Souls, ok, a me non piace il genere e non ci voglio giocare, purtroppo con rammarico, perché... secondo me è una storia eccezionale sto gioco. Prima o poi mi guarderò un mega video su YouTube con qualcuno che fa tutta la lore, mi racconta tutta la storia. Sony non fa questo. Sony non sta facendo questo. Io da Sony, come utente, per quello che è Sony, cioè per quello che mi aspetto, io vorrei questo. Hai fatto dei fottuti, hai fatto quel bellissimo gioco che è Ghost of Tsushima, hai fatto un'espansione perché non fai quello che ha fatto From con Elden Ring? Il gioco perché è piaciuto molto, avuto un grande successo. From Software ha fidelizzato... sai quante persone? Bravi! Ottimo, bravi! Ma è questo quello che voglio! Da videogiocatore, questo è quello che voglio! I Dark Souls, Bloodborne, la gente, se dici qualcosa di Bloodborne, ti prende e ti rivolta. Sì. Non l'hanno citato tra... adesso è uscito un articolo che non l'hanno citato tra... non i migliori Souls, forse una classifica tipo dei migliori giochi difficili del mondo, perché penso più che sia uno dei più difficili mamma mia. Non l'hanno citato e si sono incazzati. Sarebbe pure Demon Souls, che pure Demon Souls. Ragazzi ma se sono no? Va bene, hai provato a fare una scelta, circa due anni fa quell'idiota di Jim Ryan decide di spostare tutta la divisione gaming, sì, Jim Ryan è un idiota, gaming sui game as a service, perfetto, provaci, perfetto, che cosa fai dopo 2 anni di sviluppo, non di un team, di quasi la metà dei team di Sony, dopo 2 anni di sviluppo di game as a service,
che notte. Cosa fai? Non provi, dici, va bene, facciamoli uscire. Come sta andando bene il Tivers? Va bene che non è di Sony, è di un altro sviluppatore. Sony si è comprata solo l'esclusiva. Ok? Quindi, cosa faccio? Cancello tutto. Cancello il multiplayer di Spider-Man. Cancello il multiplayer di... Last of Us. Di Last of Us. Cancello il multiplayer di Horizon. E cancello pure il multiplayer di quell'altro gioco dove le macchine si scontrano. Diate pazienza, aiutatemi. Rock, no, aspetta. No. Rocket League, no. No, 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 Rocket League è epic. No, ciao. Mi chiudi. Ciao, Piero. Mi chiudi Sony London Studios. Dico. Mi chiudi i due team di sviluppo esterni che sono letteralmente finanziati. E che cosa mi rimani? Mi fai uscire un altro Souls-like che comunque non è tuo. Ok, è fatto sempre sviluppato un altro, ma anche lì ti sei comprato l'esclusiva. Mi fai uscire Rise of Ronin e mi ritrovo un gioco, ok, magari un ottimo, bellissimo Souls-like, perché a livello di meccaniche dietro c'è il Team Ninja e quella roba la sa fare anche bene, sono i papà di Nioh e di... sì, di Nioh, e con la grafica di PlayStation 3. Sì, ma Nioh, vuoi parlare di Nioh? Voglio aggiungerti pure una cosa, poi a Gaetano voglio aggiungere una cosa abbastanza grave. E poi io da utente devo giustificarti il fatto che tu mi fai uscire una nuova console quando mi fai uscire un gioco così su PlayStation 5? No, non è questo quello che voglio da Sony. Infatti... Come posso non dire, allora cazzo, Michael sta lavorando meglio? Non lavorerà meglio con l'hardware? Benissimo, ma sta lavorando meglio. Mi sta dando di più come giocatore di nicchia. Okay, però sono un due politiche proprio a livello aziendale, sono due politiche diverse. Stai parlando di Microsoft che ha il sistema operativo messo sul 90% dei computer. E sono d'accordo con te. Loro c'hanno un modello di business, proprio un modello di espansione, un modello di completamente diverso da Sony. Però ti chiedo, Manuel, perché allora ti metti a fare, ti metti a entrare? Sei voluto entrare per forza di cose nel sistema, la Game Pass col tuo PlayStation Plus, deludendo e facendo girando una serie di schifezze assurde. D'improvviso ti metti a seguire il mondo smartphone facendo i play. Perché non hai fatto come ha fatto Nintendo? Continua con la tua politica. Perché quella che volevano i giocatori Sony, è quella che vorrei io. L'ha detto prima Giuseppe, mi sembra, che Sony, il problema di Sony, o l'hai detto te, che ha cambiato strategia, ha cambiato cose, o Piero, non mi ricordo. Non è più identità. L'ha cambiato. Identità. È adatta in continuazione per le esigenze. Ma non è che si adatta, è che non ha capito che io faccio una cosa. Se poi c'è uno che esce in quel momento, c'è un successo con un'altra, allora io mi butto lì. Poi no, non era proprio quella la strada, è un'altra, allora mi ributto di là. Di là. Tu invece vai dritto per la tua e la porti fino in fondo e cerchi di farla al meglio possibile e cerchi di crearti il tuo pubblico. Bene, può capitare. Però la cambi dopo aver provato, speso e continuato in quella direzione. Non che cambi di che cosa mi aspetto dalla PlayStation 5 Pro o dalla PlayStation 6? Una marea di remake, una marea di esclusive, non so. Lo stavo per dire io. Cioè, Silent Hill 2, ragazzi, quanto tempo è che lo stanno sviluppando? Ci stanno creando sopra un hype perché gli utenti nuovi, non quelli che hanno giocato come me sulla PlayStation 2 ovviamente, ha creato un hype per dire oh guarda che bello sto gioco, perché sono gente che non l'hanno mai visto. In più ci siamo noi che diciamo ah sai, quasi quasi lo prendo, così lo rigioco e magari ci sono delle cose nuove. Quindi, ma Giuseppe, la Disney sono 20 anni che sta rifacendo i remake di tutti i cartoni, facendoli a film. Lo sapete... ditemi la qual è la casa che ha fatto veramente il passo avanti con i remake. Con i remake che ha veramente fatto un gioco che dice oh questo è un remake, o addirittura un reboot in tutti gli effetti. Capcom Resident Evil 4, ragazzi, è un capolavoro remake. Sì, Andrea, io ho giocato al 2. Ma tanto muovo dal letto pure io. Anche il 2. Il problema è che se tu fai un remake o un reboot di due giochi in un anno, un gioco l'anno, eccetera, eccetera, diventa una notizia. Se cominci a fare 10, 20 remake e reboot l'anno, alla fine la gente si rompe le palle pure di quello. Esatto. Non è più una... Capito? Ma il problema è che, come dice lui, ti vogliono creare... Ora è tutto... Guardate che io mi ricordo il primo che era...
Il primo che è stata una delusione, secondo me, abissale, a parte No Man's Sky, è stato Anthem, che mi posso ricordare io. Mamma mia. Poi è stato Cyberpunk. A me Anthem è piaciuto tantissimo. Cyberpunk, io Anthem l'ho adorato. Io Anthem, cioè ho appena uscito, io ho detto, ragazzi, che bel gioco. Questo è il gioco che può mandare. Ti giuro, guarda, allora lo riscarico e lo porto live. Quale, perché... Gaetano? Anthem, io l'ho adorato. Poi dopo l'endgame, il looting, ok, il looting era fatto a cazzo, ti trovavi a livello massimo, se non ti trovavi subito col pezzo oro super potente e sballavi tutto il resto del game. Cioè, il ride, facevano il ride, le missioni finali erano terribili. Ho pregato fino alla fine, ho detto, vabbè, dai, il gioco è uscito adesso, è un live, era un game a service di prima generazione, quindi dovranno lavorarci, sicuramente miglioreranno come hanno fatto i ragazzi di Bungie con Destiny, perché Destiny, a che se ne voglia dire, il primo Destiny a me è piaciuto tanto e ho nerdato veramente tante ore, ho fatto prima era un capolavoro, ma no, ma poi ti teneva lì il fatto di entrare nel raid, di imparare le meccaniche infatti hai visto che adesso rimettono il un raid, l'ho visto la volta e buono, esatto. Però insomma no, un altro, la prossima, io vi dico che la prossima casa che farà, che se continua così, che farà la farà un passo falso, se continua veramente, andrà avanti così, è la Square Enix, la Square. Square ha già fatto un passo falso, la Square si è resa conto che non può più, ma come la Sony stessa, la Square si è resa conto che non può più lavorare esclusivamente con Sony e non può più lavorare esclusivamente sui marchi importanti che ha, perché quei marchi un po' hanno stufato e un po' sono stati usati male. Sì, ma guarda che non... più la seconda, ma Final Fantasy 16 non ha noia, Final Fantasy 7, 8, 9, 10, X2, X10, 10, X2, no? Quello là. Dall'11 in poi, ragazzi, la Square non si è capito nulla. Madonna mia, però ogni tanto siete in chat, siete veramente, cioè, l'unico, il 13. Dopo la Play 3 le brucierei tutte. Con il 13 hanno avuto il barlume di metterlo online, no? Fare tipo un gioco online. Il 14, scusami. 14. Il 15, di nuovo storia normale. Storia normale. Poi... Allora, i giochi online sono stato l'11 e il 14. E il 14 sta andando molto bene. Sì. Okay. Ha fatto un'espansione, cioè, a che ne volete dire? A me il 12, il 13, con tutte le sue iterazioni del 12 e del 13 e il 15 mi sono piaciuti. Un po' meno il 16, che è diventato un action, ok? Il remake salutiamo, del... Aspetta, Gaetano, salutiamo Emu e tutti e 45 i suoi spettatori. Ciao ragazzi. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Buonasera. Allora, io volevo, visto che è mezzanotte 10, volevo solo dire che secondo me il problema che sta rovinando il game in questo momento non è né la Sony, né i remake, né i reboot, ma è il sistema di pay to win che sta prendendo piede in tutti i giochi, sia quelli da console che quelli da cellulare, dove non vinci più se non fai il pass stagionale, dove non vinci più se non compri la mime, se non compri il fucile, quello così, se non compri eccetera eccetera. Io lo sto guardando su COD, lo sto guardando ovunque. È questo che sta ammazzando i giochi, perché diventa una corsa, cioè ci sono dei giochi vi faccio vedere una cosa, se non paghi è inutile che ci giochi. Vi faccio vedere una cosa. Avete mai aperto Fortnite ultimamente? No, mai. Ho visto il trailer della Grecia. No, aspetta, no, io ci gioco, ma voglio farvi vedere una cosa. Aspetta che lo mando. Ok, mentre tu prepari quella cosa, sì. Voglio solo dire una cosa. Il fatto che, come dice Manu, i giochi vanno con questa meccanica del vestitino, del pass, del battle pass, vestitino, vestitino. Certo, vestitino, perché sì, su Fortnite è vestitino, ragazzi. Mio nipote mi chiede le carte per comprare i vestitini. Per comprare i vestitini. Assolutamente. Facci vedere, sì, ma le skin è una cosa diversa. Io parlo proprio del pay to win, cioè che tu mi apri Warzone, esce il fucile nuovo, quello che c'ha 100 euro, se compra il fucile nuovo ammazza tutti. Se tu non c'hai i soldi per comprare il fucile nuovo, da prendere il culo, quello è il problema. Il problema crea un solco, capito?
Ma bene, ma il solco, se nessuno compra il pacchetto da 100 euro e lo compra solo uno scemo, quel solco sarebbe ad appianare da solo. Ma in realtà i 100 euro non lo spende un solo scemo e gli altri muoiono. La comprano 99% degli scemi e un solo... Lo 01 si lamenta ma che in quegli America, altri stronzi hanno comprato i 100 fucili. Ma in America già hanno fatto delle interpellanze parlamentari, già hanno fatto delle cose, perché questo è gioco d'azzardo per i ragazzini, perché il ragazzino di 10 anni non capisce, per lui, di papà perché non mi compri 5 euro, mi compri il pass 10 euro, mi serve la skin, mi serve quello, per, capito? E non ti accorgi che diventa ludopatia poi, e non il gioco, certo. Non il gioco, ma il non sistema è del pay to win. Ma il sistema è fatto volutamente così. Guarda il vestitino, vi faccio vedere cosa hanno messo. Prima c'era il vestitino e basta, voi ricordate, no? C'era solo quello. Adesso hanno messo la modalità... Anche non risavo, benvenuto in sala giochi. Ciao, hanno messo la modalità Lego, hanno messo la modalità canto, festival, e la modalità Rocket, tipo Rocket League, no? Quindi altre tre modalità. Prima c'era solo i vestitini, i picconi e gli eltaplani. Guardate adesso, aspetta, vado... Guarda, vado nel negozio. Questa, ok, sono skin, vengono 800 V-Buck, sono 8 euro. Ok? Minchia. 8 euro, 8 euro, 8 euro. Ok, va bene. 8 euro è praticamente niente. No, è niente, guarda, te vedi adesso. 8 euro, 2002, quindi sono 22 euro. Ok? Perché guarda, i V-Buck sono scontata, questi. Scontata, guarda. Perché era 3100. No, 1000 V-Buck sono 9 euro, vabbè. Sì, però hai visto, quella 2002 era scontata da 3100. Aspetta. Sì. Aspetta, Madonna, 2002. Mia. Aspetta, no, non è finita, guarda. 500, sì, 800, va magari. Bene. Attenzione. Arriviamo alla parte seconda che hanno fatto. Per avere una costruzione sul mondo di Fortnite, altri 2000. Più le skin, 1900, va bene. 3000. Guardate, no, aspetta. Per avere una canzone sempre disponibile, che se no gira il negozio, quindi ce l'avrei sempre nella libreria, 500. Per sentirla in macchina mentre giochi a Fortnite. 500 tutte. Attenzione, aspetta, arriva il bello. Avere una macchina da giocare, 1500, aspettate un attimo, 3500, 35 euro. Ma anche perché come metti, fai la partnership con Lamborghini, Lamborghini vuole i soldi e quindi devi mettere 3500. E poi ci sono dei bundle, 17 euro, vabbè, ma qui ti danno solo le skin ovviamente. Qui almeno ti ripigli 1500 V-Buck, vabbè. Però la gente li compra. Sì, ragazzi. Cioè, questo è il problema. Hanno ampliato addirittura, hanno ampliato anche l'ecosistema. Cioè, non è che c'è solamente la skin con il piccone, quelle cose lì. Ma Piero, tu che faresti? Noi mettiamoci dalla parte di Fortnite. Tu che faresti? Se vedi che metti fuori le skin e la gente le compra come matti, aggiungo. Anche perché una volta che tutti hanno la skin che gli vendo, devo mettere le cose che quindi aggiungo le collaborazioni, quelle che stanno facendo. Perché Fortnite, tra l'altro, è diventato che ora ci sono gli streamer che giocano a Fortnite e gli fanno la skin personalizzata e quindi la possono comprare, quindi già hanno. Poi fanno anche gli eventi. L'evento di Travis Scott. E quello che dice Gaetano, il problema è che non è che è uno. Allora, intanto devi calcolare che tutti gli streamer del mondo hanno già i pacchetti, le skin e tutte le fanno vedere. Vabbè, i ragazzini da due settimane. Esatto. Da due settimane, e i ragazzini ci fanno la bocca. Più ci sono quelli che hanno i soldi, magari grandi che giocano, hanno i soldi e quindi le comprano. E quando cominciano a girare un tot, il ragazzino vuole. È come se vai, porti il ragazzino davanti alla pasticceria e vede la torta. Quello la vuole. Ma se il ragazzino va a scuola e sappiamo che i ragazzini vanno a scuola e fanno quello che fanno anche gli altri ragazzini, per sentirsi come una volta che mamma me la compra PlayStation 1, ce l'ha anche il mio compagno di classe. Oh. Adesso è diventato mamma me la compra PlayStation che voglio giocare a Fortnite. Chi è che me l'aveva raccontato? L'aveva raccontato qualcuno qui? La PlayStation è il modo per arrivare detto, a Fortnite. Aveva detto che uno è andato, la mamma era andata lì con mio figlio, vuole cambiare la console perché vuole prendere quella che hanno i suoi amici. La GameStop aveva fatto qualcuno, mi sembra una cosa del genere. Io. Te l'avevi detto, bravo. Sì. Perché voleva cambiarla, alla fine il bambino non la voleva perché i suoi amici avevano un'altra console e non poteva giocare nel party. Alla fine poteva giocarci, ma non poteva stare alle cuffie con i suoi amici, ok? Okay. Quindi alla fine stiamo andando dietro al discorso che, come diceva Giuseppe prima, una volta i giocatori erano un tipo di giocatori. Adesso, se non c'è la frenesia che c'è in Fortnite, la frenesia che c'è in Rocket League, la frenesia che c'è in COD, che sono tutti lì, oddio,
che devono parlare, devono fare e devono comprare, quindi shoppare le cose per farsi vedere più belli, ok? Cioè, i giochi che verranno saranno tutti una merda, ma è per chiaro, loro, ma è chiaro, e quindi un Final Fantasy 7 dove devi andare a vedere la storia non potrà più esserci. Vabbè, ma ragazzi, quindi... è come quando esci in comitiva, se non c'hai le scarpe che c'ha tutta la comitiva, no, sei tagliato fuori. Se giochi a Fortnite col gruppo e non c'è la skin che c'hanno tutti, no, sei tagliato fuori. Vi posso dire una cosa? Spezziamo un attimo, stiamo un attimo in mezzo come al solito, perché io vi seguo da un po', no? E ho la possibilità di, mi avete fatto entrare proprio per questo, mi fa piacere che posso darvi il mio, perché sono un utente più medio-basso rispetto a voi. Ho visto pure Piero, giustamente ha una serie di cose in più. Io Call of Duty ho giocato al 4, ho giocato in LAN party offline con altri 10 giocatori, quindi con 10 computer portatili collegati tra loro, ed ero nella caserma, parliamo del 2006, ok? Uh-huh. Lo ricordo perfettamente. Lì però noi non facevamo anche se lo giocavamo d'esercito, ok? Però a noi era lo stare insieme, divertirci, è quello che io ho fatto sul primo Warzone durante la pandemia. Io giocavo senza nessun pass, senza niente di niente, ma ci divertivamo ed era pure bello, mi faceva piacere pure dare 20 euro. Ma tu sei di una generazione diversa, però. Sì, ma perché una passione, come dice Piero giustamente, non è più una passione il videogame. No, allora, fanno anche community, perché poi mio figlio si è visto con sto ragazzo che è venuto dalla Sicilia, con cui giocano online per incontrarsi, quindi sì, fanno anche community, però quando ti ritrovi in gruppo... È una piccola parte! Quando ti ritrovi in gruppo su Fortnite, pronti per partire, e tu non c'hai la skin nuova, non c'hai l'arma nuova, non c'hai la cosa, ripeto, è come scarpe in comitiva. È marginale, esatto, è una nicchia. Le persone che si incontrano, che fanno sociale, non social, sociale tra di loro, tuo figlio per esempio, è una nicchia di un 1% di persone. No, beh, ma ci sono, perché ho visto per la morte di Toriyama su Final Fantasy 14 si sono visti per fare la veglia, ma anche su un altro gioco si sono visti. Ci sono questi comuni. Però se parliamo di quelli che... Io ricordo anni fa, ero un giocatore assiduo di Guild Wars, quando morì il direttore dello sviluppo, tutto il gioco e tutti i giocatori per una settimana smettemmo di fare raid. Però non è adesso qui la questione, è fondamentalmente una, ragazzi, è il potere del denaro. Se io Fortnite continuo a vendere quelle skin, è perché vuol dire che la gente apre il portafoglio e compra quella skin. Se i, noi regali vogliamo... più, i regali di Natale più richiesti dai bambini americani sono stati i V-Buck, sono stati i punti PlayStation, sono stati i regali, non gli oggetti fisici. Ragazzi, ma i codici ci compri? Anche se fossero costassero 70 euro, te con una stagione di Fortnite ti compri due o tre giochi. Esatto. Okay. Ma non li voglio i giochi, io voglio stare lì e voglio essere aggiornato con Fortnite, quello è il discorso. Aspetta, ve ne dico un altro, non so se avete mai giocato o c'avete qualcuno che gioca a Roblox. Sì, io ho mia figlia, ma vabbè, ovviamente non gliele compro. Gioca a Roblox. Gli ho regalato, mi sembra, ma io gli ho comprato, mi sembra, una card da 10 euro, gli ho detto, questi qui ce li ancora lì. Gli ho detto, questi qui, fino al prossimo anno, 10 euro ti do quando li fai il prossimo anno. 10 euro gli ho comprata perché voleva la cosa, non è che voleva tipo il Roblox sbloccato, perché tipo puoi metterci più cose. Ma dov'è la cosa? È che mia figlia guarda Digital Circus, sì, la serie, sì. Qualcosa, e poi vuole la skin di Digital Circus da avere su Roblox, capito? Oppure ecco perché. È vero, sì. Ragazzi, Juric, vogliamo dirlo? Aspetta, Juric, è vero che è gratuito sia Fortnite... Il problema è che è gratuito, ma per chi lo usa con la testa, come noi. Esatto. Cioè, come te, come noi. E come lo usano oggi i bambini, è ludopatia. Perché Ezio, questi hanno capito quello che... Vi ricordate il telefono? Il telefono costava... Poi c'è stato un periodo in cui i cellulari te li regalavano. Se facevi due anni di abbonamento, te davano... Perché la macchina del caffè oggi, tu fai due anni di abbonamento del caffè, la macchina te la regalano. Capito? Sì. Se sono accorti che Fortnite io te lo do gratis nel momento in cui entri nel vortice, nel momento in cui entri nel vortice, poi non ne puoi più fare a meno e sei dentro. Una volta che sei dentro, sei mio. Capito? Questo è il discorso. Solo Fortnite, sono indifesi. Fortnite ha due modalità: una è era salva il mondo,
ed era il vero gioco, era l'Early Access, no? Ok, è stato in Early Access fino a 2 anni fa, mi sembra. Hanno tolto l'Early Access, cioè ancora in Early Access, ma lo hanno inglobato dentro al Battle Royale, no? Praticamente tipo scegliete la modalità. Certo, io Rich. E in poche parole, il gioco di Salva il Mondo era un gioco pensato, era bello da giocarlo come era pensato, solamente che poi ha preso di più il Battle Royale e Salva il Mondo l'hanno accantonato, giustamente perché gli portava più profitti il Battle Royale. Piero, quelli sono numeri. Tu c'hai due modalità, qui giocano in 4 milioni, qui giocano in 30.000, e io questa la tolgo e gioco tutti lì. Io penso che mi mancano 100 V-Buck per prendere il pass, ok? Perché mi sembra che li ho spesi per una cavolata. Io adesso, finché non li prendo nel pass normale, senza comprarlo, io non lo compro. Come facevo io a Warzone il primo, sì. Stessa cosa. Quando prendo i V, perché poi ogni tanto te li danno V-Buck più avanti, quando li prenderò quei 150 V-Buck che mi mancano, comprerò il pass, se no compro meno. Ma comunque la maggior parte comunque gioca pure anche a Fall Guys, però c'è pure Fall Guys che sta andando mai speso una vita. Ma pure mio figlio giocava. Qual è quello del villaggio? Clash of Clans. Clash of Clans, Clash Royale, Clash of Clans. Allora, ragazzi, di questi... vi saluto, scusate, ma sì, c'è ragione. Mezzanotte. Allora, fermi tutti perché la chiudiamo. Grazie di tutto. Grazie a tutti. Voi. Buonanotte a Giuseppe, tutti. Aspetta un secondo e ti do di una cosa. Sì. Buonanotte anche a tutti quelli che hanno vista e a chi le recupera in differita.